E buonasera e bentornati sul C'hai il pulsante talk e comunque sei mutato. Vabbè, però non c'è bisogno di urlare, c'è il pulsante talk. Buonasera, bentornati qui. Spenta la cassa, quindi non lo sentirà mai nessuno. Simone, andessi a accendere la cassa. Accendi la cassa, non possiamo partire una volta una live normale. Stavo portando via il microfono. Ok. Devi solo girare la manopola. Là, quella sopra, Simone. Simone, la manopola. Ecco. Ha fatto un rumore strano. È normale, ha fatto un po' di più, perché un po' di più, un po' di più. Vabbè. Okay. Buonasera. Andrea parla. Okay, sì, lo sentiamo. Okay. Gabriel, vai. Allora, facciamo come se non fosse successo niente, tanto poi la ricarico io e taglio questo pezzo. Buonasera. Guarda come si appropria già. Sta sburrando la birra. Ma senti, ma sei ancora sangue di vita. Ma porca puttana. Non lo so, ma poi tipo è finita la birra e continua a fare schiuma. Schiumare. Buonasera e bentornati sul canale delle live di Intel. Io sono Fabio e questa sera siamo qui. Sono molto confuso, Fabio. Io sono Fabio dei Fabio dei Diventi Nation e questa sono sera ancora più confuso. Siamo qui per continuare la nostra capanna. Vabbè, signori, grazie come al solito, questo è Intel. Dai, grazie per averci una seguito. Normale, una no... L'audio l'ex stop è per i suoni. Sì. Quando avete cosa sta succedendo? Aspetta. Ciao, che microfono ce l'ha in mano Simone? Ciao. Dammi la zeppetta. Allora, ecco. Allora. La zeppetta. Ricominciamo. Facciamo finta come se non fosse successo. Facciamo finta che siamo un canale serio. Buonasera e bentornati su Intel in questa serata live. Io sono il vostro Gabriel, il vostro master di fiducia per questa sera. Siamo qui per la terza sessione di Midnight Hall, la nostra campagna a tema Wizarding World, detto più semplicemente Harry Potter, sul manuale di Kitson Broom. Bene. Io volevo farti i complimenti perché hai detto Wizarding World senza... È tutta la settimana che me lo ripeto. Ma immagino. Tutta la settimana che me lo ripeto. Wizarding World. Questa sera la live è offerta dal sangue di Bipera, la birra. Che sbirra! È una birra infinita, tipo sai il video meme del tizio che si lava i capelli sotto la doccia al mare, o tipo, però sopra la scalinata c'è un amico strozzo. Tipo il riso alla cantonese dei ristoranti cinesi quando lo porti a casa, che non finisce mai dentro quella vaschetta, sì. Lì si ricrea. Esatto. Il sangue Bene. Di bipede. Il sangue di bipede, esatto. Io ringrazio innanzitutto i miei giocatori adesso, perché dopo la live probabilmente non li ringrazierò mai più. Non è vero, quindi abbiamo il nostro Simone, il nostro project leader, abbiamo Lucone, il nostro amministratore delegato, Sara, la nostra 5 di fiducia e Luli che dopo la live della volta scorsa già non voleva più venire, quindi... Ma io direi che ci sta... Ma la capisco benissimo. Non possiamo biasimare. Non volevo venire più nemmeno io, quindi non... Nessuno in realtà, però... E quindi questa sera continuiamo quello che voi avete visto nella maratona di settimana scorsa. Intanto vi ricordo... Sto voluttando che per chi si fosse perso la maratona ieri sera, purtroppo a tarda notte perché quello ci ha dato la possibilità al computer, abbiamo ricaricato il primo e il secondo episodio in un unico video che trovate su Intel TV, quindi potete recuperarlo tranquillamente. I miei dadi! E sì, amici. Questo? Sì. Sì. Amici, è incredibile. Il vaso del puledro impennato. È incredibile, per giocare ai giochi di ruolo servono i dadi. Questa, lo so, questa cosa vi scioccherà, servono dei dadi, a volte servono anche un blocco con una matita per prendere degli appunti, questa cosa so che vi scioccherà, però purtroppo è così. Facciamo un piccolo sunto di quello che è successo nelle puntate precedenti. Oddio. Visto che Simone manco si ricorda i suoi cliffhanger, quindi forse è il caso. Vabbè, l'importante è che il pubblico li abbia percepiti. Facciamo un riassunto. Allora, diciamo che nel ripostare la live io ho tagliato sul cliffhanger senza tutto quello che è successo dopo. Ma no, è la parte divertente, la parte che si chiara. No, quello lo terrò per degli estratti a caso poi più avanti. I blu. TikTok. Il controllo. Ah, sto prendendo il controllo. Allora, ci troviamo nel 1798. L'avevo scritto. Nell'aprile. Qualche pagina. Aprile 1798, perché marzo era troppo telefonata. Sì, era marzo era troppo telefonata.
strani avvenimenti si stanno susseguendo nella cittadina di Hogsmeade, che come molti voi ben sapranno è la cittadina più vicina al castello di Hogwarts ed è l'unica cittadina in tutta l'Inghilterra abitata da solo maghi e streghe, quindi non ci sono babbani, non ci sono babbani. Fino a ieri non c'erano babbani, poi sono successe cose. Beh, neanche adesso c'è un babbano, tecnicamente c'è un cane. Però questa è un'altra storia. Il ministero sta indagando su delle sparizioni, su degli omicidi che sono avvenuti appunto nei boschi intorno ad Hogsmeade e si pensa, è quasi certo, che si tratti di un lupo mannaro. Vari agenti Auror del ministero si sono appunto impelagati in queste... ricerche. Bravissimo. Non so, io stavo pensando, ma è andata a casa a prenderli i dadi? Sì, è andata a casa a prenderli i dadi, Sara. Ma non ne hanno cavato niente, un ragno dal bucio. Quindi a un certo punto hanno detto, siccome comunque nel villaggio di Hogsmeade la gente si continuava a lamentare di questa situazione, perché anche due giorni fa è scomparso un ragazzo, la settimana prima è scomparsa una ragazza, il ministero ha deciso di mandare ulteriori due Auror. La nostra Robin, che è un Auror comunque che già lavora come Auror da tanto tempo al ministero, e Artemis, che invece è un Auror alle prime armi, anche perché è abbastanza giovane. Con loro è stato inviato un esperto di creature magiche, che è il nostro John, che si occupa per lo più nella sua vita, a quanto pare, di creature magiche. Quindi hanno detto John Cripple, che abbiamo detto giustamente, se si intende creature magiche, stiamo forse cercando una creatura magica, quindi è il caso di mandare un esperto. Ancora non esisteva la figura del magizoologo, però John è quello che più si avvicina a tutto questo. E durante le loro indagini nella foresta, appunto intorno ad Hogsmeade, hanno trovato il nostro Kenny, un babbano che fa il cacciatore di miti e leggende praticamente per vivere, ed è stato sopravvivere ed è stato praticamente reclutato senza che lui sapesse ancora cosa stesse succedendo né niente, e gli è stato appunto confidato che gli altri sono dei maghi, che quindi i maghi esistono, e quindi lui ha capito che la sua ragione di vita effettivamente ha un senso adesso. Quindi i nostri gruppo di avventurieri decidono appunto di addentrarsi dentro Hogsmeade e fare un po' di domande per capire effettivamente questa cosa delle sparizioni. Parlano con la signora McGrant, di cui il figlio, Colin, figlio, che gestiscono la guferia, quindi il servizio postale per quanto riguarda Hogsmeade. Il ragazzo ormai è sparito, non sono state ancora trovate tracce del ragazzo, di solito vengono trovati non tanto dei cadaveri ma più che altro pezzi di persone nel bosco, quindi si spera che Colin sia ancora vivo. E invece Artemis e Kenny parlano con uno strano mago vestito in maniera molto estrosa, che chiede loro molte informazioni e si presenta come Auror. E quindi si danno appuntamento il giorno dopo per questo scambio fantomatico di documenti, che Robin dice, ma che cazzo stai dicendo, i documenti a scambiare non ce ne abbiamo. Quindi decidono di fargli il trappolone. Robin e John prendono la pozione polisucco per datagli da loro da Nicholas Flamel, importante, per trasformarsi in Robin e Kenny, mentre Artemis prende una pozione dell'invisibilità e Kenny diventa un cane bevendo un'altra pozione. Sembra veramente non so, una roba delirante. Una tipica campagna di Intale. Sì. E queste erano solo le prime due sessioni. Master, mi ricordi una cosa? I segnalini avversità si resettano in ogni sessione? No. Quindi ho ancora quelli dell'altra volta. E noi ci siamo lasciati con i due scambiati, l'invisibile e il cane, che arrivano nella piazza centrale di Hogsmeade, vicino alle Tre Manici di Scopa, e vedono il... Sì? No, fast finish. Ah, ok. E vedono il mago bizzarro, che voi sapete chiamarsi Menelkir perché si è presentato, con un ragazzino che il nostro John conosce. In mezzo lì alla piazza, proprio rigidi, alle 8 di mattina, cos'era? 8, 9 del mattino. E adesso John lo sa che lo conosce? Sì, adesso John lo sa. sì, me lo ricordo. Io non mi ricordo, caro Master, se avevo perso o no l'abilità di parlare umano. No, tu puoi parlare. Ok. Tu puoi parlare. Però sei un cane, quindi... Sì, no, lo so, volevo cercare di... Ma siamo nel mondo magico, Simone! Effettivamente ci stavo a pensare, sì, siamo in un posto magico, sì. Ah, già, è vero, perché parlavo con la lingua fra i denti, sì. Neanche sì, nel mondo magico è per tanto scontato poter parlare se sei un... Un po' di voce. Vero. Beh, tanto era... Tira iniziativa.
Sì, è un po' bassino, lo vedo, il microfono. Ho sbagliato. Sì, no, dovresti metterlo più verso l'alto. Gianandrea. Gianandrea, sistema i capelli sopra. Ma i capelli sono l'ultimo dei nostri problemi, l'importante è che si senta. Li tagliamo. Allora, questo mettiamo... No, così fa. Ma perché non sei venuto? Diciamo così. Perché non sei venuto elegante come eri in live? Perché non era in live, era registrato. Era registrato 2 anni fa. Ha parlato quello che si è vestito da mago brasiliano. Sì, infatti, che cazzo sei? Lucio, il mago della musica? È vero, perché quel già... Facciamo un remix? Ma che problemi avete col mio outfit? Allora, Sara è bellissima e glielo perdono. Sì, vedo se... Cioè, che cos'ho io? La volta scorsa l'avevamo vestita. Ma scusa, ma cos'ha questa giacca che non va? Così? Non è molto da mago. Ma io oggi sono in look total black. Ma non porto la maga, ma non importa. Ma io ora sono un babbano. Però ho il simbolo, sono una maga dark. Di mezzo. Dove l'hai? Io non ho fatto niente. E poi ho preso in giro un mese. È un trasferello, però sì. Non si toglie più. No. Sì. Amici a casa, sarebbe bello partire subito con una sessione, ma non si riesce mai. Ma non va via. Sarebbe bello partire subito dopo che uno fa le intro. Non ce la facciamo in questo momento. No, non si può fare. Volete vedere delle live GDR fatte bene? Venite sul mio canale. Andate su Divinity Nation. O andate dai Divinity Nation. Andate da qualsiasi canale tranne in tale. Noi divulghiamo, non siamo capaci di fare. Ma che quello è va adesso bene, Gian. No, è girato strano. Ma noi vogliamo noi vogliamo vedere Luxastra in diretta. Andate a fanculo, dai. Ma non mi sembra il cazzo. Si guarderebbero in quattro gatti se fosse esatto. In diretta. Quindi andate sui canali degli altri. Gabriel, ma noi ci seguono proprio perché non facciamo gioco di ruolo serioso. E comunque questo villaggio di Hogsmeade, c'è la vecchina più vecchia villaggio. Quanti anni ha? 147.000! Esatto, vedi? Cioè, comunque, notate che è l'unico che ho il microfono giusto io? Ma perché non ti ascoltavo? Esatto. Quindi, siamo in questa situazione qua. Voi quattro state arrivando al punto d'incontro e vedete il mago, detto anche John Tucci... No, sì, John... Stanley Tucci arrabbiato. E questo ragazzino, che vi rispiego com'è, è questo ragazzino con questi capelli sul biondicio, un po' biondo castano, ricci, questa mantella, vestito molto semplicemente. Ma anche i vestiti sono anche abbastanza sdruciti, si vede proprio che sono vecchi. No, non ha le scarpe, è a piedi scalzi. È Frodo, ho deciso. È un'altra ambientazione, quella. Quella è la tua ambientazione in un'altra campagna, lui. Guarda che non è la mia ambientazione, ma vabbè, importa, lasciamo stare. Vabbè, io se siamo in character, appena vedo... Sarebbe il caso. Vedo questa scena, che riconosco il ragazzetto, faccio fischia! Perché ormai sono entrato nel pezzo. Sì, perché ricordiamo che tu hai le sembianze di Kenny. Sì, infatti ora sarà un po' problematico con le grafiche di Twitch. Però colpa di Gabriel. Io in questo momento ho le sembianze del personaggio di Ah, e tu sei me. E vabbè, potrei andarti peggio. E rimango un po' attonito, cioè non riesco a parlare. La blocco, ovviamente, lei non posso perché... Io sono invisibile. Io sono invisibile. Rischio di fare un danno se faccio così. Io sono invisibile e silenziosa. E rischio di fare popi. Quindi fermo tutti quanti e dico, ma quello potrebbe essere il mago. Tutti quanti me. Sì, sì, tutti quanti te. Tutti quanti e il cane lo tengo al guinzaglio. Non ce l'ha il guinzaglio il cane, è di fianco a voi, si ferma anche lui. Zitto, adesso non fa casino. Dovrebbe essere il tizio, il mago che corrisponde alla descrizione, quello che abbiamo incrociato ieri. Menelkir. Sì, lui, il mago ci sente? No, siete ancora abbastanza lontani, piazza, siamo ancora abbastanza distanti. Immaginatevi una specie di piazza, ok? È più un come se fosse un'ellissi, ok? Il Tre Manici di Scopa è sul fondo dell'ellissi, voi siete dall'altra parte. La visibilità c'è, sono anche le 8 di mattina, non c'è che c'è in giro così tanta gente. E il suo vestiario è talmente particolare che lo riconoscete. Lo notiamo. Vabbè, mi avvicino. Allora, aspetta, io prima che ci avviciniamo, visto che sono invisibile e che non abbiamo fatto un piano... E visto che appunto Robin deve interpretare in teoria Artemis, quindi io vado alle loro spalle, mi metto proprio in mezzo a loro e gli sussurro: non abbiamo studiato un piano. Allora, se io faccio un pat vuol dire no, se io ne faccio due vuol dire sì. Perché lui, abbiamo parlato ieri, dovete sapere che cosa dire. Certo. Due pat sì, un pat no. Esatto. Sì. Credo. Esatto. Se devi dire forse. Due sì, uno no. E se devo dire non lo so. A chi fai pat? A tutti e due. Ok. Due sì. Ma non fai prima a parlarci nell'orecchio, sei invisibile. No, poi mi sentono.
effetti. Effettivamente ha tutti i torti. Okay. Voce. Ah sì, giusto, quando parliamo a sottovoce dobbiamo fare... Okay. Un patte no, sì, mi sono dimenticata. Va bene. Un patte sì, due patte no. Questo va bene, la cosa più importante, tu riesci a sembrare lei? Perché da quello che ho capito ci sono state delle interazioni ieri. Esatto, per questo il pat. Cioè, devi cercare di comportarti come lei. Lo so. Ok, cosa stai insinuando? Ci posso riuscire? Che siete molto diverse. Sono Artemis e sono molto contenta di essere qui. Perfetto. Benissimo, perfetta. Io sono Kenny e... Basta. Non ci sto capendo un cazzo. Abbiamo... Sei Blanche, di qualcosa che sei Blanche, sì. Blanche. Il cugino, barbata. Però okay. Abbiamo un cane. Ieri non avevamo un cane. Oggi ce l'abbiamo. No. Infatti Menelkir cosa fa quando lo raggiungo? Ah, tu sei andato dritto dal mago? Mi avvicino. Oddio. Ah, quando lei dice cane faccio... E voi vedete il vedete Kenny, in versione Kenny Doggy, in fondo, lì che è lì di fianco al mago. Tu in realtà lui non ti caga di pezza, ma il ragazzino lo vedi che ti allunga la mano come per farsela annusare. Annuso. Lo vedi un attimo titubante, lo vedi un attimo titubante, ma poi ti si inginocchia, cioè non è che si inginocchia, si flette sulle gambe e ti e si lancia nel vuoto. Si flette sulle gambe e ti comincia ad accarezzare la testa. Ah. Andiamo, Kenny? Sì, e comincio a correre. John, aspetta, prima di andare devi interpretare Kenny. Fischia! No, so che ti è difficile, ma cerca di immaginare di essere affascinante. Ok. Non è ridicolo, è ridicolo con l'arte. Mi avvicino correndo, però col mignolino. Ok. Perché io ho sempre il bastone comunque. Il bastone che tecnicamente dovrebbe essere. Sì, hai il tuo bastone. Però io ho a differenza di non ieri. Non dovrebbe avere tipo la mia scopa, no? No, un bastone. La polisucco trasforma la persona, non gli oggetti che addosso. Quindi corro con sto bastone che lo tengo col mignolino perché devo essere affascinante. E voi mi vedete correre. Ti troviamo tutti molto affascinante. Perfetto. È importante perché... No, vabbè, ha rimorchiato Kenny. Arbitro d'eleganza. Solo che io non vado dritto verso il mago viola, vado dritto verso il ragazzo che stava accarezzando il cane. E non ho avuto il tempo di spiegarvi che lo conosco. E quindi... Che non se lo ricordava, ma con un altro discorso. No, non me lo ricordavo ieri, cioè la settimana scorsa, adesso... Mi avvicino e faccio, Joshua, che... Poi penso, effettivamente, io sono nel corpo di Kenny e dico, com'è che si chiama il personaggio, il mago? Menelkir, siamo qui, eccoci. Tu vedi che nel momento che tu ti avvicini al ragazzino, il ragazzino fa tipo un passo indietro e si va quasi a nascondere dietro al mago e quando sente nominare il suo nome, ti guarda tipo con gli occhi a palla, capito, un attimo così... E invece il mago ti guarda e fa, buongiorno, non pensavo che conosceste mio nipote. No, in realtà mi sono sbagliato, si chiama veramente Joshua. Che cosa fortuita, sì. Proprio questo nome, mio nipote. Mi sono sbagliato, ma è pieno di Joshua qui ad Hogsmeade. Tengo sempre questo mignolino alzato. Infatti vedi il cane che fa... Sì. Joshua è un nome comune, infatti il mio cane si chiama Joshua. Joshua, cosa fai qui? Boff. Io mi avvicino, insomma, durante tutta questa cosa un po'... Folle. Sì, mi avvicino e cerco di... Io mi concentro tantissimo per cercare di assomigliare a Artemis, quindi proprio inizio a ragionare tra me e me. Ci metto tanto anche ad arrivare, perché tra me e me inizio a dire ok, adesso sono Artemis, arrivo lì e faccio Menelki, che piacere vederti! Allora, i documenti, dunque, allora abbiamo parlato con Robin Blanche, sua cugina, e insomma, sì... ho tutto, ci dovrebbero raggiungere, insomma, ci dovrebbe raggiungere anche lei e ce li fa avere direttamente lei. Può andare bene? Se le possiamo dare un appuntamento, per esempio? L'appuntamento era adesso, io non ho tempo di aspettarvi ancora. E allora ci raggiungerà, andiamo dove... L'appuntamento è qui adesso, non dobbiamo andare da nessuna parte. Noi è per questo, infatti, che siamo venuti fin qui. Mm-hmm. Vedi che lui vi guarda malissimo.
Cioè si sente estremamente preso per il culo. Perché? Perché l'appuntamento era qui e adesso, non da dover andare da qualche altra parte, dover aspettare altre persone. Ma no, è che pensava effettivamente che... Mi avrebbe fatto piacere incontrare Robin. Andare a mangiare da qualche parte insieme. Non credevo avessi tutta questa fretta. Da quando ci diamo del tu? Io gli faccio due pattoni fortissimi. No. Quindi siete qui solo per i documenti. Va bene. Vedete che lui mette la mano dentro la giacca ed estrae la bacchetta. Ritto. Nel momento che estrae la bacchetta, lo vedi che velocissimo tocca la punta del tuo bastone e vedi che il tuo bastone si illumina. E dice: non sapevo che un mago no avesse in possesso una bacchetta. Ma in realtà questa... È un cimelio di famiglia. Esatto. Sapete che il ministero vieta ai Mago No di avere una bacchetta. Ora, lei, signorina, è un Auror. Dovrebbe arrestare questo Mago No per possesso illegale di bacchetta. Che arresto? Li piscio sulla scarpa. A chi? A Melchior lì. Menelkir. Joshua! No! Fammi un tiro. Che tiro devo fare? Mi fai un tiro. Joshua, cosa fai? Che una magia. Faccio un tiro. Non voglio distrarre. Fammi un tiro di corpo. Vado di corpo di nuovo. Sì. Dobbiamo salvare il cane, Luli. No. Non mi sembra una buona idea. Non mi sembra. Tiro, uso un segnalino avversità. Ok, è un più. Scusa, ma perché corpo? Prende a calci un cane? Tu fatti i cazzi tuoi. Sono io il master. Se devi tirare, io tiro. 1 più 3 più 1. Non, tu vuoi pisciare sulla scarpa, ma l'hai fatta prima, non ti viene da farla. Quindi sei con la zampa... Cado sulla scarpa! Con la zampa in su. No, proprio non hai funzioni corporali al momento. Hai già fatto tutto prima. Vi siete svegliati mezz'ora fa e già cagate pisciato. Mi struscio fortissimo. Basta, non è più il tuo turno. Non è che puoi continuare... Non fare, ma siamo già in combattimento. Cioè, non fare l'Andros. Ho capito, ma se sento che non mi scappa, sbavo. Sono un bulldog. Vedi che lui si allontana da voi di un paio di passi, tenendo la bacchetta puntata verso di voi, la mano sinistra a nascondere il ragazzino dietro la schiena. E mi guarda, fa: beh, devo dire che incantesimi di questo genere non mi sono mai capitati. Probabilmente avete bevuto qualche pozione, perché voi due non siete quelli con cui ho parlato ieri. Il cane è uno di quelli con cui ho parlato ieri. Oh. E cosa stai dicendo? Stai delirando? Devo fare un tiro. Scusate, mi è esploso il D20. Oh, ma... Il D20? Mi è riesploso il D20. Fermi. Ok, ho fatto 54. Sei tu il master. Io posso segnare in diretta. No. Non so nemmeno cosa vuoi fare. Vedi che lui passa la bacchetta così sopra la testa, la punta di meno verso di voi, e lo sentite enunciare Revelio. E praticamente le vostre due figure, cioè tu vedi loro, voi due vedete loro, le vostre figure sfrigolano e per un momento si vede effettivamente voi chi siete veramente. Però poi tornate, tu Kenny e lei... Ok. Tu torni della tua forma. No, devi dire il nome, sennò già non ti stai indicando. Kenny, tu torni della tua forma. Ho i vestiti. No. Lo sapevo. E Artemis torna visibile. Expelliarmus! Allora, adesso facciamo le cose fatte bene, però, ragazzi, non fatemi girare il cazzo. No, davvero? Bene, fallisci in automatico l'incantesimo. Perché? Expelliarmus non è un incantesimo. Ma non lo posso tirare sulla bacchetta del mago? Se tu mi dici Expelliarmus, sì. L'incantesimo è sbagliato, fallisci in automatico. È Expelliarmus. Vabbè. Fallisci in automatico. Se la roli così, la fallisci in automatico. Ok. Expelliarmus allora. La tua bacchetta praticamente viene sbalzata via nel momento che torni visibile perché hai sbagliato l'incantesimo. Quindi sei autodisarmata. Ok. Facciamo le cose per bene. Tirate iniziativa. Ok. Ok. Dai. Iniziativa con il D20. D20 classico. Non c'è l'iniziativa in questo gioco, però è l'unico modo per fare una roba del genere. Ok. Effettivamente, Gabriel no. È l'unico master che non possiamo trickare con le pronunce sbagliate. Eh beh, certo. 1. Ok. Luca? 16. Ok. 20. Ok. E tu hai fatto 6, giusto? Mm-mm. Ok. Vabbè, solo per i turni. L'importante è fare i numeri alti dopo. Ok.
L'iniziativa la vince lui, perché mi coglie di sorpresa, praticamente, perché non vi aspettavate questa cosa qua. Ha senso. Per prima cosa lo vedete che muove di nuovo la bacchetta e i tuoi vestiti vieni vestito con una specie di tunica. Non posso essere vestito come prima, così l'arte è giusta? No, ti veste lui con una specie di tunica. I tuoi vestiti ce l'ha lui, cioè, se gli togli i vestiti a lui, lui diventa nudo. Quindi... magari in camerino in un altro momento. Lo vedete che praticamente prende un oggetto sferico da dentro la giacca, non lo riconoscete, sembra una ricordella, molti di voi la conoscono cos'è una ricordella, ha più o meno la stessa forma, la ricordella è una sfera di vetro che ha una banda dorata di solito sulla parte più larga, questa qui invece ha tre bande metalliche, ha una centrale come la ricordella e due più piccole sopra. Solo che sono d'argento, è argentata, non sapete se è argento, ferro o che roba. Lui praticamente che cosa fa? La prende, la agita e la infrange per terra. Non succede niente, cioè vedete semplicemente questa ricordella, specie di ricordella che si infrange, non esce fumo, non ci sono esplosioni, niente. Sentite come se prendesse un bicchiere e lo butta per terra, tutto lì. Ok. Vi guarda. Si mette in posizione, lo notate che è in posizione da duello, quindi proprio con la bacchetta di fronte al viso, fa: quindi chi vuole cominciare? Dobbiamo, e tocca per forza, e tocca Sara. Sì. Siamo in un combattimento, cercavo di parlarci ma niente, nel tuo turno. Allora io ho più incantesimi da difesa, però non hai la bacchetta. Esatto, devo riprendere la bacchetta. Vabbè, accio. Come fai un accio non senza puoi. La tua bacchetta? Shit, la vado a prendere. Quindi tu ti allontani, per la bacchetta è tipo dietro di te di 3-4 metri, perché comunque hai sbagliato completamente l'incantesimo e ti sei autodisarmata. Usi il tuo turno per andare a recuperare la bacchetta. Ok. Tanto è invisibile lei ancora. No, lei è tornata visibile. Ha usato Revelio. Praticamente lei è tornata visibile. Lui per un attimo. Voi siete ancora sotto l'effetto della pozione polisucco. Però lui sa che non siete loro, perché giustamente. Quindi vale poco. Luca, allora io sono in tunica. Tu sei in tunica. So che io non mi ricordo più che fine ha fatto la mia scopa barra fucile. È in camera della locanda insieme a tutto il tuo resto dell'equipaggiamento. Mi sembra un'ottima cosa. Allora, siccome io sono uno che non sa cosa va incontro, lo placco. Ok. È la cosa che verrebbe più istintiva a Kenny. Giusto. Fammi un tiro di grinta. Un tiro di grinta. Questi di 12, che è l'unico. E lui. E uso due segnalini avversità. Ok. Quindi hai un più 2 automatico più i tuoi bonus. Che non ho. Vabbè, allora hai il più 2 automatico. 9 più 2, 11. Okay. Ah, tienilo pure qua. Tanto serve. Voi vedete Kenny che proprio parte testa bassa, ok, correndo. Scusami, domanda. Sì. Io ho pregio leale. Se aiuto un amico, i miei segni di avversità valgono doppio. La domanda è, sto aiutando degli amici? In realtà in questo momento no, se lo aiuti è proprio se proprio lo difendi. Ok, va bene, allora rimane 11. Quindi se tu mi dici, io nel mio turno mi metto davanti a uno di loro per prendermi nel caso i suoi colpi, quello io te lo considero aiutare. O in altre prove, ovviamente, off combat. Vedete Kenny che parte correndo testa bassa verso il mago. Vedete Menelkir che con una grazia che... Si confà effettivamente la sua figura. Comunque è un uomo che si vede che è molto distinto, anche se vestito in modo molto eccentrico, ma è un mago, voi lo sapete. Di solito chi è più eccentrico, il più delle volte sono i maghi quelli più ricchi, più di famiglie più nobili. Lo vedete proprio passare la bacchetta davanti a lui in un cerchio, lo sentite enunciare Protego. E vedete che Kenny arriva correndo come una furia, ma va a sbattere contro questo muro invisibile. Non ti fai eccessivamente male, perché stavi correndo e quando l'hai sentito parlare forse un po' ti sei distato, quindi hai tirato sulla testa, quindi non vai a sbattere di testa, ma ci vai un po' a sbattere contro e cadi col culo per terra. Non ti fai male, però dici, ok, cosa è successo? Okay, sono culo a ponte. Sì, ma cosa è successo? Perché giustamente tu li hai visti fare degli incantesimi, ma tu hai visto fare acqua e più che altro hai visto incantesimi falliti. Infatti io non capisco. Quindi non è che... Effettivamente. Ok, Luli. Domanda al Master.
Ma io con Accio posso anche eventualmente cercare di levargli la bacchetta e di tirarla a me? Non funziona in quel caso, no, vero? Perché la bacchetta è legata al mago. L'unico modo per disarmare un mago è Expelliarmus. Ok. O andare lì e dargli un colpo fortissimo nella faccia e prendergliela fisicamente. Non, non puoi usare Accio su qualcosa. Allora, di solito la regola vuole, per quanto riguarda il Wizarding World, che tu non puoi usare Accio se una cosa non è di tua proprietà. Okay. Di base, poi è stata espansa al non puoi usare Accio su tutto quello che vuoi tranne che sulle cose proprio di proprietà di una persona, tipo la bacchetta è proprio la cosa che non gli puoi portare via con l'Accio. Chiaro, chiaro, per quello della domanda. Dunque Robin nota il fatto che comunque sia Kenny, cioè non sia stato ferito, non sia stato ucciso, no, perché vabbè, voi capite che comunque lui ha lanciato un protego, quindi in realtà si è solo protetto. No, esatto, e questa è una cosa che la fa pensare, perché comunque cioè, avrebbe potuto tranquillamente levarselo dai piedi e non è un mago così tanto cattivo, quindi sì, però tu sappi che l'unico modo per uccidere una persona istantaneamente è la Avada Kedavra. Io non farei mai una Avada Kedavra in mezzo a Hogsmeade, ok? Io sì. Ti arrestano in tempo zero. Ma intanto hai ucciso. Sì, senza chiedergli niente, senza chiedergli informazioni, no, senza sapere non niente. Non voglio farlo adesso, però... No. Fai pure, guarda, il turno è tuo. Sto cercando di capire quali sono i limiti. No, io vorrei in realtà utilizzare un... Incarceramus, che è un incantesimo di difesa contro le arti oscure che serve per legare appunto il nemico. Ci sta. Ok, mi fai un tiro su lotta. Sì, me lo segno. Tutto in campo con male. Lotta. E vorrei utilizzare anche tre segnalini. Ok, quindi hai un più +3 automatico più tutti i vari bonus che tu hai. Di 8, eccolo qua. 5 5 più lotta, qual è? Magia? Lotta. Allora, lotta devi aggiungere, hai tirato lotta, quindi sì. Il tuo dado più i due segnalini che hai usato, quindi hai il risultato del dado, 3 ne hai usati? Ok, quindi hai il tuo risultato del dado più i 3 segnalini avversità, più il tuo bonus magia in lotta, più, essendo un incantesimo contro le arti oscure, tu dovresti avere anche il più +3, giusto? Tu hai incantesimi. Ok, quindi hai dado più segnalini. Hai tirato il D4 per l'incantesimo? No. Ok. Questo qua? Ok, quindi dado più D4, più bonus, più... 5 più 4. Allora, quanti hai fatto quei dadi? Facciamo prima così. 5. 1. 5 e 1 fa 6. Sì. Più 3 segnalini avversità sono 9. 2. Più 2, 11. Non c'era un +4 prima? No, si è sbagliato, doveva dire più. Okay. Ah, ok. Vabbè, ma ho capito, ma che culo. Ma scusi, ma il D4. Vabbè, capito, comunque. Ma che cazzo. Allora. Ti ricordo che hai fatto 54 prima, comunque. Voi vedete dalla sua bacchetta la postura, allora, per chi conosce bene l'incantesimo, forse solo Artemis, perché tu non è una cosa che usi spesso come incantesimo, notate che la posizione è giusta, l'enuncio è giusto, vedete appunto queste corde dorate che escono dalla punta della bacchetta di Artemis, di Robin. I Menelkir di nuovo, stesso movimento, lo sentite di nuovo dire protego e vedete che le corde vanno a sbattere contro qualcosa di invisibile, cioè voi sapete che cos'è, e cadono a terra ai suoi piedi e svaniscono come se fosse Thanos che ha schioccato le dita. Sì. E non mi sento bene, signor Stark. Okay. Okay. Perry perfetto. No, in realtà se era perfetto gli tornava indietro. Esatto, è vero, rimanda indietro. Perfetto. Tocca a Simo. Provo anch'io a bloccarlo, però uso un Pietrificus Totalus. Ok, Pietrificus Totalus, che è un incantesimo di incantesimi, quindi della branca degli incantesimi. Non sono competente, ma... Mi devi fare un tiro di corpo. Un tiro di corpo. Più il D4 della magia. Il D4 della magia, lo tiro subito. È un 3. E corpo... ho un D12. D12. 7. Quindi ho fatto 3 più 7 è 9. Ok. E più corpo, bonus... 10, comunque 3 più 7, Simo. Vabbè, stavo là. ho capito. Ma guarda che qua un punto cambia tutto. Anche Enrico sa fare 3 più 7 ormai. Guarda il capezzolo, dai, 10. 10? Tu
tu come al solito sbatti il tuo bastone a terra. Siccome probabilmente lui si è accorto che lo state tutti attaccando, che non avete intenzione di fare altro. È lui che ci ha attaccati. Lui non vi ha attaccati. È vero, lui si è solo protetto. Lui si è solo difeso, non vi ha mai attaccati. Io ho attaccato perché non posso fare altro. Eh sì. Okay. In realtà, nel momento che tu sbatti il bastone e denunci Pietrificus Totalus, probabilmente sbagli la pronuncia, perché incroci praticamente il suo sguardo e tu dici, cioè, ti lascia un attimo a te di sasso, non fisicamente, perché dici, minchia, ma questo qua c'è proprio immobile. Cioè, voi non l'avete visto che ogni volta che fa un incantesimo ritorna in posizione di duello. Uh-huh. Quindi praticamente vieni un attimo distratto da questa cosa e tu vedi effettivamente che dai suoi piedi alle sue ginocchia vedi che effettivamente sta diventando grigiastro, come tu sai che fa l'effetto, no? Però poi torna subito a terra, ecco, come vedi, come se si infrangesse l'incantesimo per terra. Cioè, in realtà è scazzato a tirare l'incantesimo. Tocca a lui. Lui vi guarda, fa altri due passi indietro per avervi tutti di fronte, vi guarda, fa... Non è questo il modo onorevole per cominciare un duello, visto che volete cominciare un duello. Innanzitutto ci si inchina. E vedete che proprio lui abbassa la bacchetta e si inchina verso di voi e si rimette di nuovo in posizione di difesa. Ma perché vuoi combattere con noi? Siete voi che avete attaccato me, non io voi. C'è stato un fraintendimento. Beh, mi sa che ormai è troppo tardi. Ok, attacca. Verso Kenny. No! Già. In tunica, anch'io mi attaccherei. Non ti voglio fare troppo male. Sai che non posso difendermi. Oh sì. Ok, easy. Easy peasy. Easy peasy. Gabriel. E mi è scoppiato sia il D12 che il D4. Vabbè, ma Gabriel, ho capito. Fare questi tiri qua in Lux Astra? Okay. Non posso mai difendere. No, perché non è il tuo turno. Lo vedete che proprio lui, con tutta la tranquillità del mondo, agita e colpisce. E lo sentite enunciare, Wingardium Leviosa. Vedete Kenny che si solleva in aria. Si dice bene Leviosa. Sì, Leviosa, non Leviosa. Chiedo. Lui lo sa dire di incantesimo. Chiedo io. Vedete Kenny che si alza in aria, un metro, due metri e mezzo. A un certo punto lui butta giù la bacchetta e lo vedete crollare al suolo. Ti sei fatto malissimo. Fammi un tiro su corpo. Un tiro su corpo. No, aspetta, corpo, non con il grint. Corpo. 8. Ok. Atterri proprio in modo molto male. Ok. Non so perché. Perché no, di culo no, perché comunque mentre ti tirava su tu giravi, ok, cadi praticamente battendo forte un ginocchio. Ti sei fatto male? Potresti riuscire a stare in piedi? Sì, però ti sei fatto veramente tanto male. Sara. Io ho ripreso la bacchetta. Ok. Tiro un confundo. Ok, quindi confundo fa parte... Confonde l'avversario, difesa contro le arti oscure. Ok. Confonde l'avversario, rende difficile le sue azioni e la sua concentrazione. Ok, fammi un tiro di lotta. Allora, più lotta... quindi il tuo dado, più il D4, più tutti i vari poi modificatori. Sì. Io ho un più 3 nelle difesa contro le arti oscure. Ma porca Eva, ho fatto 1 e 2. Aia. Però io ho dotato, se fallisci un tiro magia, spendi un segnalino e puoi ritirare il D4. Puoi ritirare posso il D4? Farlo, spendo sì. Un segnalino. Questa gomma non funziona. Ritiro il D4. E si è infilato là dentro, non uscirà mai più. Cosa sta succedendo? Ho fatto 3. Vabbè, sono 3, 1, più 3, 7. Ok. Niente. Forse ti ha un attimo destabilizzato il fatto di veder cadere Kenny di fianco a te. Non sconvolta. E averlo visto a terra. Quindi dici esattamente confondo, però probabilmente sbaglio il movimento. Mentre stai guardando Kenny sbagli il movimento, quindi fai tipo una Z di Zorro. Si faccio tipo confondo. E in realtà il tuo incantesimo non ha praticamente effetto. Vedi delle scintille bluastre dalla punta della bacchetta, ma il tuo incantesimo non parte neanche. Infatti vedete che lui rimane fisso nella sua posizione di difesa, neanche prova a lanciare un incantesimo di difesa. E Luca. Allora, appena cado col ginocchio, poi mi rigiro, mi prendo il ginocchio e faccio... Tu userai tutto il tuo turno per fare questo per vari minuti, immagino. No, scherzi a parte. Faccio così all'inizio,
Però poi cerco di guardare il mago e anch'io cerco di incitare alla chiusura del in diplomatichese dell'incontro. Quindi gli dico: fermi, fermi. Ripeto, è sicuramente un equivoco. Pensavamo lei fosse una persona malvagia e invece a quanto pare non ci ha attaccato. Quindi forse anche lei è uno dell'Auror, giusto? Voi vi siete accorti che in realtà, più o meno tutti, anche tu ti sei accorto, lui non l'ha mai guardato, ha sempre guardato voi tre, perché voi tre siete in questo momento le minacce. Lui si gira verso di te, proprio tranquillissimo, e fa: sì, ora taci, babbano, siediti in un angolo e stai zitto. E si rigira verso di voi. Mi fa anche un incantesimo per farlo e di rondare? No, dice o... solo, ti dice, dice solo questo. Okay, ma non lo dice tipo con rabbia, urlando, lo dice proprio tranquillamente, no? Certo. Un po' come se ti dicessi, vado un attimo al cesso. Come lo diresti a un coglione qualsiasi? Sì. Beh, immaginavo. Oh, Kenny. La rabbia che mi monta dentro. Luli? Strati. Posso avere una descrizione dell'ambiente circostante? Piazza sull'ovale, mm-hmm. Due vie d'accesso, tre vie d'accesso, quella da dove siete arrivati voi, quella vicino ai tre manici di scopa e un'altra via laterale sulla destra, tutto intorno negozi. Negozi, non ci sono statue, statuine, statuette, no. Cose utili. C'è una fontana. Che comunque se uno si vorresse dare una rinfrescata, insomma, potrebbe... No, allora... Volevo bagnarmi un po' il ginocchio, io... In questo caso io cerco ancora la via, diciamo, non belligerante e provo di nuovo un Expelliarmus. Ok. E utilizzo due segnalini. Ok, fammi un tiro di lotta. Ah, riuscite voi maghi a fare un incantesimo? Magus! Dadi, non ci aiutano, Magus. Kenny. Ho capito, cioè... impegnatevi di più. Dadi, no, dadi non ci stanno aiutando. I dadi sono col master. Non lo vedo. Magus. No, no, lui si è corretto. Ha detto è vero, è vero. Però comunque non so come si chiama, perché non mi sei presentato. 2 più 5, 6, 7, più 3 segnalini hai messo? 8, 9. Ho fatto 9. Ok. Non hai in lotta un più qualcosa? 2, magia. Ok, 11. Ok, 11, perfetto. È perfetto, secondo me è perfetto. No, in realtà l'incantesimo è entrato, è la prima che fa entrare l'incantesimo, eh. Era ora. Quindi... Ok, lui non risponde con un incantesimo. Perché guardi me, ti è esploso? L'ho disarmato o no? Ma Gabriel, ma stai... Non lo so cosa sta succedendo. Lanci l'incantesimo, sai di averlo fatto perfetto. Infatti voi vedete questa specie di... lo percepite come un lampo rosso che vola verso di lui. Lui non fa nient'altro che fare tipo piede perno, spostarsi di lato e vedete l'incantesimo di Robin che infrange un vaso di fiori dietro di lui. Cioè gli fa proprio... Sì, sì, lui proprio si sposta tranquillamente. L'ha dribblato. L'ha schivato. Perché vi ricordo che quando venite attaccati potete o difendervi o schivare. Uh-huh. Okay? O resistere, queste sono le tre opzioni quando venite attaccati. Potete schivare, contrattaccare con cioè in realtà proteggervi con un incantesimo. Protego, sì. O protego o altri incantesimi che potete ruolare, che vi possono venire in mente, che vi posso accettare come difesa. Quindi o vi tuffate, o vi proteggete, o resistete alla potenza dell'incantesimo. Ok. Ok. Simo. Io vorrei teletrasportarmi, non si dice, smaterializzarmi, volevo dire, cioè di fronte a Kenny. Ok, fai il tuo, ti smaterializzi. E concludo la mia azione facendo tipo una mano nella direzione dove stanno loro, una mano nella direzione dove sta lui, dico: fermi! È gravissimo. ci ho provato anche io, ma... Fermi! Perché? Perché il primo ad alzare la bacchetta su di noi sei stato tu. No. Provo un dialogo. Lui ti guarda, fa: non mi pare proprio di aver alzato io la bacchetta su di voi. Il vostro amico mi ha caricato come un babbano stupido che corre verso, non lo so, una torta, vedendo la stazza o cose del genere. Poi siete stati voi ad attaccare me. Io non ho fatto altro che proteggermi. Non mi pare di avervi mai attaccato. Soprattutto non per primo. Non ha tutti i torti. Perché è un babbano stupido. Ok, adesso la situazione è stata evidentemente fraintesa da più parti. Ma è il suo turno.
Ah, pensavo... No, non è finito il combat. Quindi ora ci sta attaccando. Ho detto che vi sta attaccando? No, va adesso bene. Mettere in bocca cosa? Prego, master. Dagli idee, per favore. Mi facci vedere. Nel momento che lui finisce di parlare... Io tanto sono di fronte a lui. Sì, sì, nel momento che lui finisce di parlare, voi vedete... Sentite il crack e il rumore della materializzazione. Di fianco a lui appaiono due figure completamente vestite di colori scuri con una maschera in viso. Non riconoscete la maschera. Cioè, non riconoscete il viso. È una mezza maschera. È semplicemente una maschera di ottone. Non è intagliata o che roba. È praticamente una cosa che gli copre metà del viso, semplicemente. E forma di volto comunque. No, è praticamente una banda di metallo che gli copre la parte superiore. Uno ha un cappuccio, un vestito lungo, l'altro invece è vestito normalissimo, ha un paio di pantaloni, una camicia, delle bretelle semplicissime e la mascherina. E hanno questa banda di metallo che gli copre il volto. Vedete, da quello che non ha il cappuccio, che la banda di metallo copre anche il retro della testa. Non vedete un simbolo, cioè un segno di saldatura. Okay, è proprio, non è capite un se è un anello praticamente, aureola, sì, larga così che gli copre praticamente da questa parte del naso fino all'inizio della fronte. Non ha i buchi per gli occhi? Ce li ha o no? Sì, sì, certo. Ah, okay, no, perché poteva essere pure che era... Non ce l'hanno. No, non ce l'hanno. E di fianco a loro si materializza anche un elfo domestico. È l'elfo domestico più brutto che abbiate mai visto. Gli elfi domestici non sono belli. Ah, ok? Poverino. Per te è terribile, è una visione proprio terribile. Lo vedete che deve essere stato estremamente malmenato. È pieno di lividi, ha una specie di taglio qua sul collo. Proprio vedete che è vestito con semplicemente come se fosse un grembiule che gli copre la parte del pisello. Non ha neanche la tunica, cioè è proprio conciato male. Menelkir si rivolge a voi, mette una mano sulla spalla del ragazzino che se lo porta al lato e fa, vi guarda, fa: bene, è stato un piacere, ora io vi lascio in compagnia dei miei amici e spero che non intralcerete i miei piani e il mio lavoro. E si smaterializza col ragazzino. Pezzo di merda. Quindi era un malinteso. Quindi sono tizio 1, tizio 2. Ora dobbiamo combattere davvero. We were right. We were fucking right. Sara. Allora, visto questo nuovo arrivo, io stavo andando per la via non troppo belligerante, però... Sembrino minacciosi questi. Sì. Chiedo. Faccia lei, dottore. Diciamo che se vai tipo una sera, anche un pomeriggio a quarto giara, li vedi lì, temi un po' per le tue scarpe e il tuo motorino. Vabbè, non è una l'altra, quindi. E allora temi per tutt'altro, se non hai niente da dargli sono cazzi. Allora, io con la forza della disperazione... lancio uno stupeficium su uno dei due maghi, quello a destra. Ok, allora cappucciato o senza cappuccio? Senza cappuccio. Ok, va bene. Stupeficium, lotta. Lotta, allora sempre di 6. 5 e 2 più il 3, quindi 10. 10. Enunci stupeficium, la posizione giusta, però probabilmente siete comunque rimasti abbastanza scioccati dal fatto che lui se n'è andato e non capisci cosa è successo, e sbagli mira, lo manchi di tanto così proprio, cioè praticamente l'incantesimo gli fischia di fianco all'orecchio. Luca. Distrazione. E io posso fare ben poco, nel senso posso riprovare a caricare, perché non ho né armi né nulla. Però dico, e se poi dopo mi fanno un altro di quei cosi... È una bellissima tunica. Comunque la tunica è molto bella, Così, non te l'avevo descritta, è molto bella la tunica. Ah, ok, mi era immaginato una tunica molto generica. No, è molto bella, comunque ricamata, sui toni del viola e del blu, molto bella. Allora, avviso già il master che è una gag, ma non voglio farla. Ti scappa la gag? Esatto, non voglio farla. Volevo fare un confundo tirandomi sulla tunica. Allora, per quanto si potrebbe fare, ma tu ancora non sai usare bene la bacchetta. Ok, va bene, chiusa qua. Teniamola lì. Pubblico, mi spiace, non è andata. Doveva andare così, fratelli. Carina. È una bella combo, sai che io e Gabriel siamo... Ok. Anche troppo. Due settimane, signori, Armor e Soul. È finita. Minchia.
Che cazzo faccio? Niente. Mi metto davanti a John. Ma tu stai... Vuoi motivarci? Io stavo dire a te che cazzo stavo a fatti. Sì, esatto, si coprono l'uno con l'altro. Cazzo, però il mio personaggio è ingenuo e di buon cuore. Va bene. Non si vuole far difendere perché vuole stare davanti alle persone che... Va bene. Visto che sei vuole lì... Vuole intralciare. Avrebbe portato molto più volentieri a Artemis, ma non è lì. Quindi... Va bene. E faccio piccolo. Comincia ad esserci la scimmia. No! Addio Tenzing! No, quella è un'altra scena. Lui fa addio Tenzing. Si chiedono chi cazzo è. Luca fa addio Tenzing. Luli. Robin è incazzatissima. Sia perché si sente responsabile di aver cominciato tutta questa cosa e non essere stata abbastanza all'altezza. Bla bla bla, e sia perché ha visto l'elfo domestico e ha visto come ha trattato il babbano. Cioè, e ora ci racconterà il suo background. Vai, flashback. Così su due piedi. Allora. Benvenuti in Lux Astra. No. E noi ci alziamo, arrivano altri tre giocatori che fanno il flashback. Esatto, esatto. Ed è tutto organizzato. Beh, non è vero, sarebbe bellissimo. Bellissimo. Non fatemelo fare che io sono capace di organizzarlo. Quindi vado di... Sectum Sempra, ho rotto la bacchetta. Che non esiste ancora. Ho rotto la bacchetta. Perché l'ha inventato Piton, quindi qui non esiste ancora. E perché ce l'ho? Ah, ce perché l'è, sono l'è gli incantesimi. Sì, vabbè, ragazzi, gli incantesimi che ho fatto per la campagna post Harry Potter. Ma ci siamo anche fomentati la prima cazzo, volta. Cazzo, anche l'avevo visto. Vabbè, non esiste ancora il Sectum Sempra. Vabbè, ci avevo creduto. E allora niente. Incantesimo sbagliato. Tra l'altro, incantesimo sbagliatissimo. No, vabbè, fai un altro incantesimo. Sarebbe stato bellissimo. Non so, cioè, ce ne abbiamo un po', gli possiamo dare fuori. Fuoco, gli possiamo tagliare la pelle col diffindo, non lo so. Ma diffindo, vedi che diffindo... Diffindo fa male. A casa Luli ti stanno odiando tantissimo, sa. Sì, perché stai facendo così vicino al microfono. Cioè, un po' come se io continuassi a... No, stavo facendo una battuta brutta. No, 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 sì. Vai, tranquilla, non ti odierebbero mai, stavo esagerando. Scusate. E quindi... She's so cute. Vabbè, io rifaccio. Non c'ho niente su incantesimi, non ho nulla su incantesimi. Posso provare a fare una bomba. Ragazzi, ci avete anche trasfigurazione e difesa contro le arti oscure, eh? No, non siete obbligati ad attaccare per ferire, ci sono tanti bacchetta, altri modi. Me la vuoi dare una... Guarda, vai in un negozio e comprane una, c'è Ollivander lì, vai a prenderne una. C'è io qualcosa. C'è la succursale di Ollivander da Hogsmeade, vai. Farò un diffindo. Ok. Diffindo, che è un incantesimo di difesa contro le arti oscure. Sì. Mi fai un tiro di lotta più il D4, bla bla bla, e tutti i cazzi. Allora, quindi devi tirare per tutti i cazzi. Specialmente lotta, tu avevi questo, sicura? Sì. Di 8. Quindi ho fatto 4 e 1, 5 più 2. 7. Ok. È difficile che superino il 10 comunque. Ragazzi qua, ma non tiriamo il D20 quando tiriamo gli incantesimi? Sì. Dipende su cosa tiri, magari uno sul D20 c'ha mai in mente sul D20, se ti chiedo 20 tiri il D20. Ok. A chi lo stai facendo, tra l'altro? Sono in tre davanti a voi, c'è l'elfo domestico e due tizi. Chi è l'elfo domestico, ragazzo? No, l'elfo domestico? Sull'elfo, fa schifo. No, che l'elfo domestico farà male, intendevo. Il tizio col cappuccio. Ok. Ti metti nella posizione giusta, lo guardi dritto negli occhi, non ci diffindo. Ringio anche. Ed effettivamente vedi che lui prova a buttarsi tipo verso destra. Tu capisci l'intenzione, sposti la bacchetta e vedete praticamente che sulle braccia, dove lui ha le braccia nude, quindi ha le maniche tirate su, vedete dei tagli che si formano. Non sono tagli profondi, come potrebbe essere appunto un Sectum Sempra che a momenti ti dissangua, però vedete dei tagli sulle braccia e vedete lui che rimane un attimo, un po' come dire, toglie la guardia. Sì. Ok. Simo. Io non volevo colpirlo, attaccarlo, però avendo visto lei che l'ha colpito ho capito che, cioè, ho la sensazione che questi ci vogliono far male. Loro non hanno ancora attaccato. Loro non hanno ancora attaccato. Okay. In effetti, effettivamente non hanno ancora attaccato, però hanno fatto volare lui e gli hanno fatto male. Non sono stati loro, è stato l'altro tizio. Loro non hanno, cioè non è ancora arrivato. Loro hanno fatto puff. Cioè è stato il nostro turno finora, Simo. Lo so. Riprovo con un Petrificus Totalus, li voglio bloccare. Cappuccio, elfo domestico o l'altro? Cappuccio. Ok, vai. Io me li dovrei scrivere in ordine alfabetico, però effettivamente. Dovrebbe essere corpo. Porco?
Porco, lancio su porco. No, è che non trovo. Ah, sì, è corpo. 4 e 1, 5. Porco 2, no, è corpo, Simone. Lo so, capito. Hai capito? Sì. Porco, corpo. Sì. Che gag. Ho fatto solo 5, porca miseria, che schifo che faccio. Ma tutti facciamo cacare. Va bene, io non rilancio, quindi... Infatti. Infatti. Cappuccio, mi hai detto? Sì. Quello già tagliuzzato? Sì. Siccome, io vi ricordo, e qui è come D&D, cioè è proprio pam 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 pam, sì, ok? È proprio frazioni di secondo. Tu hai mirato quello appunto per fargli pietrificus totalus, sbatti il bastone di nuovo, solo che lui già stava caracollando perché è stato colpito, quindi praticamente lo schivi, ok? E vai a pietrificare un gatto. No! Che passava lì dietro e le stava camminando, toc, rigido, e lì. Ok. È rigido. Vicino al vaso disarmato. No, il vaso disarmato è... Allora, immaginatevi che... Ok, immaginatevi che questa è la piazza. Ora è ovale, okay. Proprio ovale. Voi siete qui, loro sono... E Menelkir era qui. Ora, girandovi nel combattere, vi siete spostate. Quindi il vaso è infranto qua, il gatto è qui adesso, pietrificato. Così, era giusto per dare un po' di lore. Di colore. Un po' di lore, un po' di gatti. Oh no, sburrato. No. La birra. Vabbè, è la sburro birra. La sburro birra. La sburro birra, sangue di vipera, signori. È buona, è una IPA. Un po' sburra, ma... Allora, il tizio col cappuccio... Si riprende, lo vedete che si fa proprio così, perché non so spiegarlo, quindi fa blu, e punta la bacchetta verso di te, che sei stato l'ultimo ad averlo attaccato, Simo, e ti attacca e urla bombarda. Mi proteggo. Allora, quindi scegli, o ti proteggi, o schivi, o resisti. Mi proteggo. Ok. Allora, lo so che non dovevo dirlo, scriverei, ma sono davanti a te. Sì, proteggendomi proteggo anche lui, cioè facendo... Il proteggo può, proteggere due persone, sì. Cioè non lo fai a bolla, ma lo fai a muro. Sì, sta andando molto male. Quindi lancio un proteggo. Sì. Proteggo, mi devi fare un tiro di grinta. Grinta? Sì. Ok, là. Ok, 21 più 2. Direi che stavolta. Direi che è entrato il protego. Cazzo. Lui lo sentite urlare, questo tizio bombarda. Tecnicamente, scusami, dovrei avere anche un D4 in più perché sto difendendo pure un alleato. Esatto, quindi, esatto. Quindi tira ancora. Magari scoppia, perché magari scoppia. 3, quindi ho fatto 26. 26. Voi sentite questo tizio urlare bombarda, voi vedete questa specie di palla, tu soprattutto perché sei davanti a lui, vedi questa palla di fuoco che ti sta praticamente arrivando addosso. Se venite, vi sentite spinti indietro da questa esplosione che si infrange sul tuo protego e poi vedete un'altra esplosione da dove è partita, quindi dal tizio che praticamente salta via in aria e lo vedete tipo volare via di 4 metri. Gli è rimbalzato il colpo. Gli è rimbalzato il colpo perché... Vecchio riflesso attacca dal cesso. Che... Scusa, era la meta però, non era un cazzo. Perché hai fatto un tiro molto alto, ok? Quindi... L'incantesimo si infrange, non si infrange, rimbalza contro il protego di John e il tizio viene sbalzato via di tot metri e voi lo vedete tipo per terra, tutto rigido, con i vestiti che vanno anche un po' a fuoco. F per lui. Okay. L'altro tizio, lo vedete un attimo, non vedete bene l'espressione della faccia, ma la bocca un po' aperta gli è rimasta, si sta un po' cacando, ok? Ho fatto paura. Si sta un po' cacando. E punta la bacchetta verso coso, com'è che ti chiami? Kenny. Robert Kenneth. Kenny. Contro Wilson. Wilson. Urlando Wilson! No, detto che abbiamo anche Robin a senso che. L'ho sentito urlare Imperio. Che cavolo. Passo livello. Bam, 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 aspetta. Bam, bam, bam. Ah no, quella è un'altra cosa. Ok. Scoppiato. Sì. No. Capisco. Aspetta, è scoppiato anche il D4. Non posso fare un altro problema. No, perché non è il tuo turno. Tu puoi provare a schivare o resistere. Domanda tecnica. Sì. Schivare e resistere, che tiro devo fare? Schivare è un tiro di fuga. Ok. Resistere è un tiro di grinta. Fuga. Ok. E uso anche 2 segnalini di avversità. Perfetto, quindi più 2 di base. Ha senso. 7. No. No.
visto, provato. Differentemente che io abbia fatto per tirare l'incantesimo, ho fatto 27. Però di base io ovviamente ho una CD in testa, quindi indifferente che io abbia fatto 50 tira l'incantesimo, ma lui mi passa la CD di fuga, che in questo caso era settata a 12, perché comunque lui non conosce l'incantesimo, quindi doveva schivare, non ci hai fatto 12, quindi voi vedete 5. Esatto. Sentite lui enunciare Imperio, voi sapete di cosa sta parlando. Tu l'hai sentito, non hai mai visto nessuno usarlo, voi l'avete visto anche usare. Vedete questo fiotto di... è come se fosse un fulmine verde che vola verso... Sì? Posso intervenire un attimo? La motivazione perché lo prendo così, così, è perché in realtà io mi sono visto arrivare una palla di fuoco e poi non ho visto lui mandarmi il protego davanti, e quindi io ho visto quella palla di fuoco rimbalzare praticamente davanti a me e ho fatto... Ma sono fortissimo! Sì, perché tu eri davanti. Esatto. E quindi mi è... E lui viene investito da questo fulmine verde, praticamente, da questi, come se fossero delle scariche verdi, e voi non lo vedete perché siete tutti dietro di lui, ma in questo momento i suoi occhi sono completamente vitrei. Voi capite che è stato colpito. Sì. Dal tizio incappucciato. Dall'altro tizio. Il tizio incappucciato è svenuto nei geranei. In mezzo alle fiamme. Ok. Tocca l'elfo domestico. L'elfo domestico schiocca le dita e scompare. Ovviamente ve lo sapete come funzionano gli elfi domestici. E riappare praticamente al fianco di Artemis. E non si sa da dove, ha una specie di grosso ramo fatto tipo a mazza e cerca di dartelo fortissimo sulle caviglie. Wow. Provo a schivare. Ok, fuga. E vinsero. Allora, fuga. Sì, ma porca Eva. Allora, ho fatto 3 e 1. È una roba indecente. Questo non è un incantesimo, quindi non posso usare dotato. Eh no. Eh no. E niente, ho fatto 3 e 1. È un attacco fisico. Semplicissimo. 4. Chi è vicino a lei è praticamente Robin. Tu vedi questa scena, l'elfo che schiocca le dita davanti a voi e riappare di fianco a lei con in mano questa specie di mazza. Quello che vedete è lui che proprio carica il colpo, gli dà questa randellata sulle caviglie, ma dal davanti, quindi non da dietro, dal davanti, e lei che praticamente si schianta con la faccia a terra. Vedete tipo uno schizzo di sangue, capite che si è fatta malissimo, e la tua bacchetta vola via, la perdi completamente di mano. Nuovo. Ok. Questi dadi li brucio, cioè Sara, non ho fatto un tiro sopra il 5. Tocca a te. Non ho di nuovo la bacchetta. Tu non vedi niente in questo momento, hai preso una botta talmente forte, capisci che probabilmente ti si è rotta qualcosa. Sono rotta anche gli occhiali, tipo. Sì, ma gli occhiali sono il minimo, già tanto che le schegge degli occhiali non ti sono finite negli occhi. Ok, e allora... Quello come minimo, un paio di denti sono saltati. Madonna! Minchia. Cerco di... Capito, è caduta così. Tu prova a correre contro un filo teso senza vederlo e andarci contro due piedi, vai giù di faccia tipo catapulta, ti fai malissimo. Domani provo, lo attacco qua all'ingresso, così fallo. Simone entra. Lo fai in corridoio, quando Simone corre in bagno per cagare, boom, vedi come... Ogni 5 minuti più o meno. Però chiudi la porta vetri perché è più divertente. Io mi sono spaccata un dente così a 8 anni, l'ho proprio sputato. Questo è background? Background. No, è realtà. Quindi Artemis ci dà background, ma Robin no. Esatto. Ma tanto si possono riparare i denti, no? Sì, infatti. Non con riparo. E niente, io cioè, cerco di rialzarmi, non vedo niente perché appunto gli occhiali mi si sono rotti e cerco di andare a tentoni per recuperare la bacchetta. Sto gattonando verso la bacchetta. Ok, pari o dispari? Dispari. Comincia a gattonare in una direzione e senti l'elfo domestico vicino a te che fa signorine si rompono in fretta, e tocca a Luca. A me, io non sono sotto imperio. Esatto, quindi tocca a me. Punto. Tu ovviamente non capisci, non sai niente, perché quando uno è sotto imperio non sa niente quello che gli sta succedendo, e John, tu vedi lui che si gira a cercare di darti un pugno. Lo schivo. Va bene. Se ci riesco. Tu mi fai un tiro di fuga, tu mi fai un tiro di lotta. Per fare fuga devo sempre tirare il D4 prima. No, perché questo non è non è un incantesimo. Entra questo, è 100% sicuro. Guarda, secondo me esplode anche, cioè, guarda. No, ti prego. Esplode? 12? Io non ci posso credere. No, raga, dai, non sta accadendo.
4. Quindi 16. 16. Fuga. Ma io ho un D4 per fuga. Potrebbe esplodere. Ma quante volte deve esplodere? A me il D4 prima è esploso 3 volte. Io te l'avevo detto. È andato esattamente così. Ok. Kenny si gira. Tu sai che lui è stato colpito dall'Imperio, ma non ti aspetti una reazione così, perché vi ricordo che è tutto nella frazione di secondo. Sì. Lui si gira, ti dà una cartella sotto il muso e tu non cadi perché ti appoggi al bastone, lui ti dà il colpo e si praticamente sai quando finisce il colpo, quindi tu vieni colpito, ti appoggi al bastone, minchia che botta, che male, ma un zio proprio, ma proprio forte, capito? Capisci che effettivamente lui è meglio averlo come amico che come nemico, soprattutto se si fa botte. E tocca a Luli. Io mi guardo un momento intorno, cerco di capire prima di fare un'azione come siano i miei compagni. Lui è fuori di sé. Allora, tu vedi questa scena, vedi un tizio catafratto nell'aiuola che sta ancora, si sta piano piano spegnendo, un altro tizio che sta praticamente fronteggiando loro due, l'elfo domestico che saltella intorno a lei ridendo con questa mazza che si trascina dietro, lei che mentre va a carponi vede proprio il sangue che le cola dalla faccia, la sua bacchetta è in culonia, non la vedi neanche, e lui che ha appena tirato un cazzotto a lui. Cioè Kenny che ha dato un cazzotto a Kenny. Kenny che ha dato un cazzotto a Kenny. Tipo, ma come cioè, un combattimento mirror. Cioè praticamente Kenny tunica ha colpito Kenny skin normale, cioè quindi è un po' come un mirror in LOL. Sì. Lui ha comprato la skin, l'altro Kenny no. Esatto. Certo, tecnicamente in questo momento Artemis è quella che è ridotta peggio. È una bella lotta tra tutti, eh. Siamo messi male in realtà. Cioè, quello che sta messo meglio è lui in realtà, gli fa giusto male un po' il ginocchio. Per il momento quello che ha messo peggio in realtà è un tuo scagnozzo che è stanco. È stato deflagrato via. Ma nemmeno da voi. E il gatto. Da solo. Si è deflagrato da solo e il gatto. Il ma gatto pietrificato. Il peggio di tutti è la fioriera, ragazzi. È il vaso. La fioriera è andata. La fioriera è finita. I fiori. Questi vanno fermati. Amico naturale dei maghi, i fiori. Dal minchia, sì. Di gerani, proprio. Beh, magari c'è una mandragora dentro la fioriera, non lo sappiamo. No, avrebbe già cominciato a urlare, sì, sareste tutti tipo svenuti. Io provo a lanciare un pietrificus totalus sull'elfo perché, cioè, non lo voglio ferire, però... Ho fermato anche lui. No, rotto il cazzo. Credo che sia l'unico elfo nella storia degli elfi domestici che andrebbe trucidato male, però va bene, provaci. Ma lei non lo sa. Ma non lo sa. Lei l'ha visto che lei l'ha spaccata malissimo. Beh, è un elfo domestico di un brutto signore. È colpa dei padroni, cioè gli è stato insegnato, può essere sempre redento. Alcuni elfi però sono veramente stronzi, eh. Allora io qua... Vabbè, ma in una frazione di secondo lei un po' fa tutti sti calcoli. No, lo dico solo per loro. Allora, stiamo parlando di elfi con i capelli verdi? No, quello è un altro. No, mi dissocio. Telecamera, no, no. Adesso dopo vi faccio firmare quella cosa che non posso. Lo cerco di pietrificare perché magari dopo se lo spietrifico ci può dire qualcosa. C'ha ragione. Proprio come creature. Vai, pietrificus totalus, quindi come sempre mi fai un bel tiro su corpo. Allora. Su body. Uno. Io comunque voglio body. Mettere i puntini sull'i e dico, l'elfo lo vuole pietrificare, sì, a me voi voleva disintegrare. Allora, 4, c'ho un più 3. E il D6. Tocca dirlo. Di 4 e di 6. Okay. Piramide e quadrato. Ulea. Bravo Simo. 2 e 6, 7 e 8. E più 3. Più 3. Quindi. Aspetta, ha fatto 6 sul D6. E allora scoppia. Mi è esploso il D6, devi ritirarlo. Per ora sei a 13. Più 2, 15. 15. Dai che lo pietrifichi. Che le schede dei personaggi me le sono fatte, ce le ho a memoria, non le ho meno sopra. No, le mie schede. Ah, le tue, scusa. Che memoria hai, Dio santo? Beh, quelli sono i dadi. No, 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 no. Questo è un D8. Ok. È scoppiato ancora. Ma c'è qualcuno che non scoppia i tuoi? Per adesso il D6 non è mai scoppiato. Ci si può fare. Beh, guarda, te è scoppiato il D12. Picchiando lui, quindi. Ti giri verso l'elfo, praticamente attiri la sua attenzione, perché, tipo nell'enunciare appunto Pietrificus Totalus, tu sai che comunque gli elfi domestici hanno una grossa resistenza alla magia, perché per quanto tu sappia gli elfi domestici sono più potenti dei maghi. Però probabilmente lui in questo momento è tipo in berserk, non capisce niente, quindi viene colpito e lo vedi proprio rigido che si irrigidisce e cade per terra pietrificato. Oh, meno male. Dai, cazzo. Adesso buttiamo giù anche l'altro. È il mio turno? È la tua volta.
Tu ti sei appena preso uno sganassone, ma forte, eh? Ho una domanda da fare al master. Vuoi picchiarlo? Puoi farlo? Col bastone? Sì, sì, no, adesso lo picchio. Botte! Scusate. Io ho anche il peso di Kenny in questo momento. Sì, certo. Ma aspetta, non siamo tornati... Loro due sono ancora sulla porzione. Avevano... No, no, io e lei vero, siamo sì, ancora... Sì, ne... Ok. Sì, praticamente è un mirror il vostro. Mi smaterializzo sopra la testa di un paio di metri, anzi un paio di metri è un po' troppo, di un metro sopra la testa dello stronzo che ha appena preso possesso del cervello del mio... Sì, fallo, mi piace. Ok, lui davanti a te vede il pop di te che sparisci, sente il pop sopra la testa e prova a schivare. Guarda un attimo, una frazione di secondo per provare a schivare. Vado a esplodere anche questo. No, questo ha fatto uno. Oh, è male. Credo che gli rompa l'osso del collo. Tu atterri praticamente di culo sulla sua testa e senti un crack. Lo senti un crack, ok? Questo non si alza domani. Ha ammazzato qualcuno con un culo. Manco con l'infermiera. Senti un crack. Gli cadi addosso e nel momento che atterri, dopo il crack senti... si sente una puzzetta. No, perché, perché anche tu avevi già fatto cacca questa mattina. La cervicale qua, ragazzi. O l'ha sistemato. Tecnicamente lui dovrebbe essere tornato normale. In chiropratico. Con Imperio. Bisogna spaccarlo l'incantesimo. Imperio rimane, eh? Imperio rimane. O aspettate che gli passi, ma lui continuerà a menarvi. No, io lo volevo. Oppure praticamente dovete fare l'incantesimo. Quindi tocca a Sara. Io come sono ti messa, confermo che arrivi alla tua bacchetta. Okay. Era per quello che ho tirato prima pari o dispari, perché sono andata a vedere la parte sbagliata, perché non vedi niente. Se io provo a bere una pozione, sì, per curarmi le ferite, quindi sì, cercare di ripigliarmi un istantanea attimo, poi posso tirare un incantesimo? No, usare la pozione, usare un'azione. Però io come sono messa ora sono in grado di lanciare un incantesimo? Non vedi niente. Vedo un cacchio. Hai praticamente gli occhiali che ti si sono spaccati. Hai praticamente il sangue che ti sta colando sugli certo, occhi. Hai un dolore della Madonna. E allora mi bevo la pozione. Probabilmente se provi cura a lanciare ferite, un incantesimo muori. Mi bevo la pozione cura ferite che ho in dotazione e ne ho una sola, vero? Qui una segnata. Sì, poi me la ripeto. Ti siedi? Apri la tua borsa, tutti voi avete queste borse, comunque quelle che hanno senza fondo, sì, sì, infili la mano dentro, trovi la pozione, la stappi, la bevi e già mentre la mandi giù cominci un attimo a sentire appena appena il dolore che ti si attenua. Sai che è quasi istantanea, ma non... Ok. Tocca al nostro Kenny, quindi tocca a me. Tu ovviamente non lo sai, non capisci, però tu sai che dovevi attaccare lui, ti era stato dato l'ordine con l'Imperio di attaccare lui. Quindi corri verso di lui che in questo momento è seduto su questo tizio che... e provi di nuovo a colpirlo. Quindi mi fai un tiro di lotta e tu l'unica cosa che puoi fare è rotolare di lato, perché non fai in tempo ad alzarti e schivare. Ho il bastone in mano. Vuoi tirare un incantesimo? Lo puoi fare. Devo proteggermi. Vuoi usare protego? Sì. Ok, quindi tu mi tiri lotta e tu mi tiri grinta, però col D4 perché è un incantesimo. Perché il D4? No, lui sta attaccando corpo a corpo. Sì, sì, sì. 4 ho fatto. 17. Ok. Lui corre verso di te, hai già capito che non è inutile che lo attacchi per fargli male, perché questa cosa non gli passa, quindi tu urli protego. No, in realtà c'è il bastone, quindi usi il bastone praticamente per come se fosse effettivamente proteggerti col bastone, ma tu ti infrangi contro di nuovo questa barriera. Vi ricordatevi i nomi, sennò già... Luca si infrange sulla barriera di Simone Bastone. Ok. Kenny si infrange sulla barriera di John. E tocca Luli, che ha pietrificato l'elfo. E... Ah, nel frattempo, se vi interessa, il tizio nel Gerani si è spento. Ok. È spento adesso. No, so che ci tenete, visto che non vi piace fare male alle persone, sto notando. Volevo aggiornarvi. Che... Io sempre assolutamente scura in volto lancio un finite incantatem verso... Ok. No. Il finite ha un... cioè il finite, non lo spiego per la chat, nella lista di incantesimi che gli ho fornito hanno il finite che serve per, diciamo, dissolvere gli incantesimi di livello più basso e poi il finite incantate che è un incantesimo che si impara ad Hogwarts invece dal quinto anno, quindi è più potente e ferma anche incantesimi più potenti. Quindi mi fai un tiro di mente. Allora, mente tu hai... 12, perfetto. Allora il D12 è questo. Più il D4. Più il D4. Tirate. Più tutti i tuoi vari bonus. Lo volevo tirare, ma sono cieca. 4 e 6.
10. Il 4 lo ritiri. Il 4 lo ritiri perché scoppia. 4 esplode. Scoppia di nuovo. 14. Si scoppiano agli infiniti i dadi qua, eh. 3. Ok. Quindi 4, 12, 8 e 3, 11 più 6, 17 più tutti i vari bonus tuoi di mente. 0, ma ho 3 su incantesimi. Quindi 17 più 3, 20. E gli fa pure il parrucchiere in pratica. Ma guarda che il finito non è facile da tirare, eh. No. Ti giri verso di lui, ti avvicini per non rischiare di, perché lui comunque in questo momento è andato a sbattere contro la barriera, quindi sta tornando indietro, ma tu lo vedi già che sta ricaricando praticamente per tornare contro John. Ti avvicini, gli avvicini proprio la bacchetta quasi alla tempia, enunci finite incantate, e lui si affloscia per terra come un sacco di patate. Svengo? Sì, sei un po' svenuto, ma non svenuto forte a orchi contro tutti, mi lancio dal bancone, svenuto poco. Ok, non so come sia. Sei svenuto il giusto. Lascerò a lei, dottor Master. Sei svenuto il giusto. Sapere quando riprenderò i sensi. Vabbè, avete finito il combat, dai, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Qualcuno poteva morire. Intanto per me non è finito nessun combat, perché sti tizi stanno per terra, ma c'hanno ancora una bacchetta in mano. Quindi la prima cosa che faccio è... Beh, allora, il tizio è esploso, la bacchetta gli è volata via. Non sapete dov'è. L'elfo è pietrificato, e nel momento che tu sei caduto sopra questo tizio, la sua bacchetta è rotolata via perché gli sei caduto. Questa la vedete. La bacchetta del tizio è vicino a Kenny. E intanto prendo subito quella bacchetta. L'altra non la vediamo. Okay. L'altra è deflagrata insieme al tizio, quindi potrebbe essere in qualsiasi parte della piazza, nel cespuglio, potrebbe essersi rotta. Quindi se volete poi vi prendete il vostro tempo per andare a cercare anche quella bacchetta. Ok, io in quel momento sono incredibilmente serio, perché noi abbiamo appena fatto un combattimento in piazza, abbiamo rischiato di ammazzare un babbano, che vabbè. No, ok, però per quanto me ne frega a me, non è che sia poco così attaccato ai babbani. In effetti notate che qualcuno dalle finestre adesso si è calcolate che il combattimento si è svolto tipo in un minuto, 30 secondi, proprio pim pum pam, borda in culo, come direbbe Andros. Quindi con uno sguardo cominciate a vedere la gente che tira fuori la testa, apre le porte, la gente che comincia ad arrivare in piazza. Con uno sguardo serio, che non mi avete mai visto, faccio... Dobbiamo scappare, non possiamo rimanere qua. Io sto piangendo. Sono lì seduta per terra. Tu piano piano ormai le ferite ti si stanno chiudendo, il naso ti si sta piano piano tornando dritto. Sì, sì, però sono ferita nell'orgoglio, quindi... Ok. Nel frattempo sentite qualcuno che comincia a dire: ma cosa è successo? Chiamate il ministero, chiamate gli Auror. Io sono un Auror, mi sto già occupando del caso, quindi potete tornare per cortesia tutti dentro le vostre abitazioni, grazie, prima che qui magari dobbiamo arrestare anche qualcuno. Caga nessuno, tutti si stanno avvicinando per vedere cosa è successo. Mi smaterializzo il più vicino, cioè prendo in mano il tizio che ho per terra, prendo con l'altra mano Kenny, mi smaterializzo sull'altro tizio che è per terra, ci metto un piede sopra, mi rismaterializzo. Piano, troppa roba, non si riesce a smaterializzare con così tanta gente. Non posso smaterializzarmi con tutta questa gente? Allora, la mosca che renditi conto che Hermione, che era una maga di un certo rispetto, faceva fatica a smaterializzarsi con Ron ed Harry Potter, e infatti Ron si è spaccato. Ed Hermione ha veramente due palle. Ok. Quindi se tu già mi dici prendo uno e prendo l'altro, mi devi tirare per quella smaterializzazione lì. Se poi mi dici mi smaterializzo con una terza persona, no, lì mi devi fare un tiro della Madonna. Te lo dico, proprio per... Sennò vi spaccate. E se vi spaccate non è bello. No. Ma se si spacca il tizio, a me che cazzo me ne spacchi frega. Anche tu. No, ti fai male tu se fallisci la smaterializzazione. Se fallisci, qui ti spacchi tu. Ti apri. Cioè... Perché due sono praticamente svenuti, tre sono svenuti, quindi loro non hanno coscienza di questo. Tu sei l'unico che ha coscienza e l'unico che si può spaccare. Cos'è che si deve tirare eventualmente? Qui sono tiri di corpo. Mi dissocio fortissimo da questa idea. È molto rischioso. No, perché tu adesso tu vorresti prendere due e andare dal tizio. Poi dal No, ne prendo uno solo. Chi prendi? Prendo quello che sta. Che ho appena fracassato, gli ho fracassato. Fottiti, Kenny! Ok. Ok, allora con lui ti riesci a smaterializzare easy. Okay. E arrivi sull'altro tizio? No. Prendo per il colletto il tizio che gli ho appena fracassato il collo. Non gli hai fracassato il collo, sennò sarebbe morto. Vabbè, gli hai fracassato una spalla. Gli piaceva. No, se non è morto. È inutile. Ascolta il master. Guardo Robin e gli faccio. Alfalò!
E ti smaterializzi. Mi smaterializzo solo con il tizio. Ok, ce la fai. Immagino che poi lui lo smaterializzeranno loro. Ce la fai tranquillamente. Pof, pof, e appari al falò dove eravate prima. Praticamente dove c'è la tenda di Kenny. Okay. Immagino. Ok? Sì. Okay. Nell'attesa che loro arrivino, ovviamente lo ripietrifico il tizio, o comunque lo lego in qualche modo. Usi un impedimento per legarlo. Molto con delle certo. corde. Io ho la sua bacchetta. Non ti faccio neanche tirare. Ho anche non ti faccio neanche tirare perché è svenuto. Quindi okay. ce la fai, lo leghi e... E li aspetto. E a posto. Artemis ha sentito questo appuntamento? Cioè... No, io sono lì che faccio... sono un auro inutile! Finite incantate sul gatto. È pietrificato. Ha senso. Ok, fammi un tiro di mente. Guarda il gatto che esplode, guarda. No. Dai, cara mia. 12 più 2 più 3 15? Sì. 12 più 2 fa 15. No, scusami. 12 più 2 fa 14. Ah, più 3, scusa, ho capito più 1. 17. Ok, vedi il gatto che si riprende. È molto stizzito il gatto, però molto stizzito. Beh, immagini. Esatto. No, è, okay. è un gatto che è abituato a stare tra i maghi, quindi probabilmente gliene sono successe anche abbastanza. Molto stizzito, perché a Londra questo non sarebbe mai successo. Certo. Okay. Poi faremo una live solo per parlare di questo gatto, della sua storia. Lord del gatto. Lord del gatto, che tra l'altro si chiama Parabiago, il gatto. Parabiago? Che strano nome. Si chiama Parabiago, è un nome che tra i maghi va fortissimo. Perché ci devi incastrare in mezzo sempre Parabiago? Vabbè, andiamo avanti. Gatto Parabiago, e niente, questa cosa mi fa sentire molto meglio, perché mi sento meno inutile, faccio tipo, ok. Mi ritiro su. Nel frattempo c'è un capannello di gente intorno all'elfo domestico. Esatto. C'è un capannello di gente, è quello deflagrato nel cespuglio, e uno intorno a lui. Vabbè, posso urlare a questo punto? Artemis? Sì? Al fuoco? Fatelo con te. Sei sicura? Ok, ok. Ci pensiamo dopo. Ok. Si spacca. Si spacca. Io sono svenuto, al massimo ho sentito lui dire Fantaghiro, quindi. Fantaghiro, certo. Quindi te lo prendi e vi smaterializzate? Sì. Mi fai un tiro di corpo? E non posso fare niente. Tu non puoi fare niente, sei svenuto. Sono una marionetta nelle mani. Dai che ce la fai. Crediamo nel cuore. Posso donare dei segnalini avversità? No, perché non siete insieme. Nemmeno io, perché sono svenuto. E comunque no, perché non state facendo una prova di gruppo in cui sta tirando uno solo. Scoppia 8 16 1 17 più 3. Vabbè, qui in realtà bastava fare molto basso, perché comunque l'incantesimo lo sa fare. Quindi nessuno dei due si è spaccato. Quando non serve, sì. Esatto. E voi vi smaterializzate dalla piazza di Osmade e apparite al falò. E vedete appunto lui che ha legato il tizio e lo tiene, diciamo, lo sta tenendo d'occhio. E sta mettendo sull'acqua per il tè. Perché tu mi sai di uno che nel momento si fa un tè. Tisanina. Rimane solo Robin in... È ancora bagnato il falò? No, adesso si è asciugato. No, si è asciugato. Durante la notte si è asciugato. Ma in quelle zone lì... No, in realtà solo in quella parte lì del bosco è molto secco. Solo in quella parte? Solo lì. È un bosco magico. È un po' fuori, però. È un po' fuori dal bosco, non è nella boscaglia. Periferia del bosco. Sì, è un po' come... Cioè, capito, non è Maciacchini. Vabbè, non importa. È via Parabiago. Via McMahon, capito? No, l'importante è che Parabiago è salvo. Parabiago è salvo, è molto indisposto, è andato già a parlare con dei suoi amici gatti. Qualcuno dovrà pagarla. Questo, si è accampato nel punto migliore del bosco, comunque, è esperto. Certo. Signora Luli, lei cosa fa? Sì, dunque io volevo chiedere al master, capisco che due persone insomma così tanto grosse non possono essere trasportate, ma un elfo domestico e un tizio semimorto? Tira. Beh, l'elfo lo porti facile, però avendo già una comunque devi portarti una seconda persona, quindi in quel caso li tira. Cioè, vale come un intero, ecco. Il tizio vale come un intero. Anche l'elfo vale come un intero, però uno te lo ha buono perché lo sai fare, ti sai smaterializzare easy. E lei è già un po' meno esperta, quindi comunque poi lui è pesante e tutto. Loro, uno di corporato umano, uno è un elfo, devi fare in realtà un tiro più basso di quello che ha fatto lei. Vabbè, io a questo punto mi avvicino alla prima folla, quella dell'elfo domestico, cercando di avere tutto l'aplomb del caso e di essere più istituzionale possibile. Mi avvicino, si sente il ticchettare delle mie scarpe. Spostatevi, per l'amor del cielo, spostatevi, fatemi fare il mio lavoro.
Oh, bisogna chiamare il ministero. Sono io il ministero. Signora, la prego, mi faccio fare il mio lavoro. Non mi faccio perdere tempo, ok? Ci è rimasto molto male perché lui, questa signora non si identificava in una signora. Certo, nel... Scusa. I limoni. Dicendo sono io il ministero, sbagliando pronome. Dovevi usare la schwa. Le faccio vedere io il mio ministero, ti ha detto anche, tra l'altro. Dice, no, perché non è possibile. Maghi oscuri a Hogwarts, voi siete dei maghi oscuri. Senta, la vede la spilletta? Quelle spillette ce l'ha pure mio figlio, le trovano nelle api frizzole che vendono da Zonko. Signora, vuole che la porti con me dal ministero della magia? Mi porti dal ministero allora. Venga con me, signora, mi dia i suoi riferimenti. Come si chiama? Signore, mi scusi. Lei ti dice il nome e il cognome? No, adesso voglio saperlo. Lei si chiama Agatha Harkness. Io tiro fuori... Ma io... È il primo che mi è venuto in mente. Le sue segnanze. Tu sei ancora uguale a lei, sì. Ah, io ho ancora il suo taccuino, allora, che mi aveva prestato. Sì. Ah, faccio scrivere alla penna, allora, dico qualcosa, lei scrive. Sì, massima penna. Sì, signora, mi dica altro, così posso avere perfetti risultati. Via del Grifone! Perfetto, c'è qualcun altro che si vuole unire alla signora? Io! Tira sulla mano, sono il marito, se sì, porta sì. Mia moglie al ministero vengo anch'io. Venga, venga, venga. Ma è una campagna alternativa, un DLC questo, scusa. Sì, tra l'altro vedere Artemis con quel cipiglio è interessante, sì. Capito? Perché praticamente questo fa parte del pre-order, esatto, di Hogwarts Legacy. DLC. Certo. Parte del pre-order solo se hai la Play 5. Perché mi solo se hai Play lei, 5. No? Tutta magrolina, mingherlina, che lì che ho dimenticato di avere le sue sembianze. Cioè io... Sì. Capito, inizio. E quindi adesso cosa fate? Ci portate al ministero? Se ne va bene. E quindi diamo al ministero. Cosa fa? Chiama una carrozza, chiama i suoi colleghi Auror, ci smaterializza. Potrei fare molto di meglio, adesso nessuno mi vede. Ah no, nessuno mi vede, è circondata dalla popolazione di Hogsmeade. Con la mia faccia! C'è gente alle finestre. Con la mia faccia! C'è gente alle finestre con i cartelli vai Tony, perché il marito di Agatha Harkness è Tony Harkness. Aspetta. Ed è lì che fa, vai Tony! Allora, Artemis si ritira in Molise. Sì. Ti ricordiamo dove c'è la scuola di magia stregoneria in Italia. Io mi sono dimenticata che sono Artemis, quindi ormai sono partita. Ma pure sei tu, non è che faccia diverso, signor Tony Harkness. No, la mia faccia! Cioè, ti vorrei ricordare che loro... No. Cioè, ti vorrei ricordare che queste persone sono tipo alla mercé del ministero che dovrebbe risolvere dei problemi ormai tipo da mesi. Quindi gli Auror non sono molto ben visti in questo posto. Perché nessuno sta risolvendo il loro cazzo di problema. Che tipo gli ammazzano i figli. Guarda che mo' gli tira una vada che davvero mi fa arrestare. Eh beh. Io comunque mi sono segnato Agatha Harkness in via e Tony Harkness. Con Tony Harkness. Io dico, senta signora, mi faccia fare il mio lavoro. Se lei mi veramente dai. Se sapeste fare il vostro lavoro avreste trovato. Addosso. Ma non puoi lanciare degli incantesimi sulle persone. Grazie. Con la mia faccia. Vabbè, ma era goliardico, dai. Cos'è che lanci tu? Fai finire questa pozione, polisucco. Un diverso per ti ricordo che coso, come si chiama, Flamella, ha detto che queste duravano un sacco di tempo. Un diverso. Vabbè, allora fammi un tiro di me. Ci sta. Fammi un tiro di me. L'avevo confuso col diffindo, ho detto scusa. Dov'è il 12? Il 12 è quello là. Il mio futuro. Più il D4. Tu guarda, io. Sogniamo una tenuta in Connecticut. È andata. 5 più 0. Ah no, 3. Tu enunci l'incantesimo 8. Verso la signora Harkness. Lei come. Ha provato a incantarmi! Non ce l'hai fatta. Ha provato a incantarmi! Grazie. E vedi tanta gente che comincia a tirare fuori le bacchette, te le sta tipo puntando contro. Stavo controllando che lei non fosse sotto la pozione polisucco. È il mio lavoro. Il signor Tony Harkness ti tira un incantesimo. Ho capito, per difendere la moglie. No, io sono la giustizia. Cioè, tu ti rendi conto? Lei, un Auror a cui nessuno vuole bene più agli Auror in questo posto. No. Combattimento con i maghi oscuri. E lei cerca anche di incantare una vecchia. I passanti. La mia faccia. Benvenuti al pre-show di Navigavia. Allora. Giustizia. Manca poco, Ci sta, Capitan America. Ma anche fatta male. Come hai fatto? E pensa che qui non c'era questo. Aspetta, il signor Tony Harkness, che incantesimi non letali può conoscere, fermi. Ma che incantesimo potrà mai fare? Bombarda. Che cazzo, bombarda. Bombarda massima. Cucio. Una rania exumai, la scambia per un ragno, ammazza un ragno. Boh, ti tira un confundo. Sì, a caso. Sì, per non fargli danno.
Allora, signor Tony Harkness, se tu già non sai fare un incantesimo, signor Tony Harkness, diciamo che ad Hogwarts non è che ha brillato lui nei suoi tempi, ecco. E quindi confondo, però colpisce un tizio dietro che tipo inciampa, si porta, perché la gente si sta tutta stringendo, no? Quindi inciampa, cade addosso a delle altre persone e vedi un tizio che si alza da per terra di quelli che è caduto e fa: Michael, che cazzo fai? E gli dà uno schiaffo fortissimo. Questo si rialza ancora tutto preso in pieno dal confundo che fa: non sono stato io, è stato Frank. Uno di fianco fa: che cazzo c'entro io? E gli dà uno schiaffo fortissimo a quello che è stato confuso. Lui si è preso due schiaffi. L'altro tizio fa: quello che ha dato il primo schiaffo, gli fa l'altro: non ti intromettere. Dà uno schiaffo anche a Frank e cominciano a menarsi questi tre. Ma posso smaterializzarmi lì per guardare? No, non ci sei. E quindi praticamente ci sei tu di fianco a sto cazzo di elfo domestico svenuto. Questi tre che si stanno menando e la signora Arkane che dice: allora mi porta il ministero, dai il ministero, portami il ministero. Fastidioso. È una Karen. Sì, sì. È una Karen di 70 anni. Quindi. Mamma mia, peggio sì, ancora. Sì. Le opzioni sono due: o ti fai una battle royale con questi tizi. No, io. Calcola che intorno a te ci sono solo una cinquantina di persone. Colgo l'occasione, cioè non l'ascolto più, prendo il. Mi trascino sto coso addormentato e borbotto tra me e me. Io sto cercando di salvare delle vite qua e questa mi inizia a dire: il ministero di qua, il ministero di là, vi meritate i maghi oscuri! Così. Se ne va. C'era lui! No! No, lui non c'è ancora stato. In questa ambientazione lui non c'è ancora stato. Continua a borbottare tutto il tempo in cui cammino. Poi se... Ah, tu cammini? Non ti smaterializzi? No, cammino. No, cammina verso l'elfo per smaterializzarsi. Sei già di fianco all'elfo. Vero? Okay. Io ho capito che si trascinava via l'elfo. Cammino, sì, mi stavo trascinando. Ma per i capelli. Non ti fanno passare. Allora mi smaterializzo a quel punto. No, cioè arrivata lì, cioè mi rendo conto che ero incazzata, capito? Che io borbottando mi trascino. Uno che fa: minchia, che paura! Il ministero! È Aldo! L'altro è gli Aldo. Fa: gli fa: minchia, Johnny, il ministero! Ma io non ci sono! No, un altro Johnny! No. E l'altro di fianco che fa: minchia! Sai che cosa c'hanno al ministero? Il quadro di Caravaggio! Sì, 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 sì. È Aldo. E quindi nulla, a quel punto mi rendo conto che io nella mia furia, borbottando, okay. Sì, mi ero trascinando questo coso. Quindi vabbè, niente, mi smaterializzo fino all'altro mago scuro che è al centro dell'altra cosa. Della aiuola che è flagrato. Sono le altre persone, no, che stanno... Sì, sì, lui è deflagrato in un'aiuola, la gente intorno all'aiuola. C'è una signora che fa: nel mio vaso di fiori, ci tenevo tanto. C'è una signora vicino a un vaso di fiori rotto, non si sa chi l'abbia rotto, ma ci teneva tantissimo. Io lo vorrei riparare. Non mi sembra il caso in questo momento. Vattene da lì! Povera signora! Tanto non risolvi i problemi che hanno qui col ministero riparando un vaso di fiori. È nella sua testa la signora, adesso... provo a smaterializzarmi, ma prima di smaterializzarmi... Continuo a borbottare. Basta. Ok, fammi un tiro di corpo. Perché adesso ne hai due da smaterializzare con te. Eh sì. Ha preso anche il deflagrato svenuto. Devi prendere un D4 e un quadrato. No, il D4 no, solo il tiro di corpo. Solo il quadrato. Una fulgida carriera. È un cubo, ma non è corpo. 2 più magia. Niente magia. Tiro di corpo. Io tiro caratteristica. Allora, ho fatto 3. Tu ti smaterializzi, voi che siete al campo, tranne te che sei svenuto ancora. Svenuto poco, però ricordiamo, svenuto poco. Fammi rinvenire. Tu la vedi materializzarsi con in un braccio un elfo domestico, che tu riconosci essere quello che vi ha attaccato, e dall'altra parte un braccio. Solo un braccio. Nel frattempo, nella piazza di Hogsmeade è partita una rissa. Questa rissa di tre, di cui si sono aggiunti dei ragazzi comunque sulla ventina, che a quanto che se voi foste lì riconoscereste come la famosa squadra di Quidditch prima. Sì, 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 c'è uno che sta prendendo effettivamente una bazza da battitore, come ci sta menando un altro, male della Madonna. Era scritto negli annali. C'è una signora che sta urlando perché una tizia che si è detta del ministero si è materializzata strappando un braccio a un tizio lì per terra che nel frattempo
dopo che gli è strappato il braccio, dal dolore è rinvenuto e sta urlando come un pazzo perché non ha più un braccio. Quindi arriva uno che gli fa un, come cazzo si chiama quell'incantesimo di merda? Gli fa, vabbè, c'è un incantesimo che mi ero segnato, e gli fa un emendo e vedi che mano a mano il sangue ricomincia a rientrare nella ferita, la ferita si chiude, comunque questo tizio non ha più è meno braccio, matto, sì. E una tizia lì di fianco che gli ridà la sua bacchetta che era di fianco ai suoi piedi e gliela ridà, nel frattempo rissa incredibile nella piazza di oggi. Sì, ma andiamo avanti, c'è gente che sta scommettendo nel è frattempo, diventata storica dentro i temanici di Scope, se ne parlerà per anni, sì. No, è la battaglia dell'ovale, no, la chiamano la battaglia dei due, delle due coppie di gemelli, perché voi due eravate uguali, loro due erano la uguali. Battaglia dei gemelli, la battaglia dei gemelli verrà chiamata poi negli anni, dei secoli. E nel frattempo voi siete tutti intorno al falò con un braccio. Io sono lì che io sono un attimo... Tu stai facendo la tisana. No, se io la vedo che si smaterializza con l'elfo domestico, che è pericolosissimo per me, è il più pericoloso di tutti, e un braccio, la prima cosa che faccio è sovrapietrificare, quindi faccio un altro pietrificus all'elfo domestico. No, ma è già pietrificato. È già pietrificato, gli spezzo le dita. Ma questo mi sembra un po' eccessivo. Mi sembra tanto eccessivo. No, non è eccessivo, è strategico. Perché fanno così gli elfi domestici e possono fare un casino della Madonna. Gli spezzi le dita. Ma gli spezzo le dita. Una carriera. Easy. Mi spiace. Truce da morire. Anzi, qua sono tornato normale o sono ancora ciccione? State cominciando. No, sei socio da questa rappresentazione sbagliata. Sei, allora, non sei ancora, come si direbbe, leggermente sovrappeso. Ok, no, ma la mia voce è una via di mezzo. Tipo, mentre sto spezzando le dita all'elfo, guardo ovviamente Robin e dico: posso sapere cosa stai facendo? Mi spiace farlo, ma devo farlo. E ho la voce strana, lo so. Devo farlo. Se si risveglia, può farci teletrasportare, fare tramortirci, può fare qualsiasi cosa, è un elfo domestico. Non puoi magari, non so, tenergli un dito? Non puoi magari immobilizzargli soltanto le mani così che lui non possa muoversi? Non, ormai gli hai spezzato le dita. Troppo tardi. Ma è gravissimo. In realtà la sua è stata un'idea effettivamente magistrale. No, è fantastica, non può più farlo. Un po' cruda, cioè, ma effettivamente magistrale. No, ma le idee di Simo sono sempre genialissime. Io qua me... Calcoliamo che nel 1798 parliamone, non c'era una regolamentazione degli elfi domestici, anche perché non c'è stata fino a tipo Ermione. Quindi che poi l'ha fatta lei al ministero, quindi in realtà... No, però io davvero non sono molto contenta di questa cosa e domando, veramente non c'era un altro modo? Tipo quello che hai in mano e indico il braccio. In effetti. Sì. Forse. Diciamo che c'è sfuggita di mano la situazione, ok? Comincio a tornarmi la voce. Qualcuno lo fa rinvenire per piacere, ci sono degli incantesimi apposta. Io aspettavo. Pensate un attimino al babbano. Non c'è sfuggita di mano la situazione, comunque. E guardo la mano nella sua mano. La mano, dopo che lei dice non c'è sfuggita di mano la situazione, fa... La mano. Prende vita, famiglia Adams. Finisco di legare anche l'elfo domestico e... Va bene, e qualcuno risvegli... Sì, io nel frattempo, piagnucolando, sono molto demoralizzata per il combattimento, mi avvicino a Kenny e uso Innerva. Non ti faccio neanche tirare, perché ci mancherebbe che non ammazzi. Tranquilla, sono lì che... Tu ti riprendi. Porca vacca! Tu hai male al ginocchio. Ti fa male una mano. È rossa. E tipo le nocche sono rosse. E... Quello è un braccio. E mentre ti risvegli... Aspetta. Mentre ti risvegli che rimetti a fuoco, vedi praticamente loro due che... c'è lui che fa zucchero nell'acqua di più. Questa è una citazione bellissima. Così va meglio e tornano normali. Lui con dei vestiti molto più grandi del dovuto. Lei in realtà aveva ancora i suoi vestiti, quindi tornano normali. Mi sono spaccato da solo con questa cosa. Sì, come poi cita Men in Black così. Ma poi l'ha fatto troppo bene. Con la mano. Ti fa male la mano, che hai usato appunto per fare così. E ti fa male il ginocchio.
Mi guardo intorno. Ah sì, vedi un braccio. No, più che altro io due secondi, era l'ultima volta che mi ho visto, ero in piazza. Tu l'ultima cosa che ti ricordi è questa palla di fuoco che ti si infrange incontro e un tizio che vola nella stratosfera delle aiuole. Cos'è successo? Kenny, stai bene? Come ti vedo? Cioè, sei rigenerata completamente? Lei sì, lei è a posto adesso, non ha gli occhiali. Dove sono i suoi occhiali? Si sono rotti. Però io non li ho recuperati. Cazzo, non ho recuperato gli occhiali. Li hai recuperati. Ho recuperato gli occhiali, ma sono rotti, quindi... Oh mio Dio. No, lo starnuto, mio morto. No, in no, canna, bellissimo. Che brutto. Basta, chiusa la sessione, ragazzi, ci vediamo martedì prossimo. Vabbè. Ma poi cominciato adesso a giocare. Vai, vai. Allora, ma gli occhiali ce li hai. Ce li ho. E allora prendi i miei occhiali e tiro un reparo. Easy. No. Oculus reparo. No, senza Oculus. Oculus Rift. Era una città. Oculus Rift. Diventano occhiali 3D. Tiro un reparo e li rimetto a posto. Wow. Comodo. Sì. Sarebbe stato comodo in Francia qualcosa. Però sul tuo ginocchio non funziona. Ah, non ti preoccupare, tra un po' passa. Sei stato bravo, babbano. Sì. Io effettivamente ho... Quanto tu sai, la palla di fuoco l'hai rimandata indietro. Infatti tu, stavo dicendo quello. Sì, lo so. Devo avere qualche magia dentro di me, come voi. È possibile che tu abbia delle capacità innate, ma... Adesso parliamo seriamente. E scoperchio. Cos'è quella cosa lì, guardando l'elfo? Lui è pericoloso. È una statua. Quello l'abbiamo legato. E in questo momento è una statua. Non ti esatto. Tu vedi anche uno dei tizi che vi ha attaccato, sempre legato lì, insalamato. L'ho già visto, quindi gli posso immaginare. Però è per dire l'unica roba che ti avevo detto che non. E ti accorgi che siete nel tuo campo, quello con c'è la tua tenda. Ok. Per la miseria, che cosa è successo? Siamo stati... Salute, Artemis. Salute. Scusate. Siamo stati attaccati. E realmente è successo tutto così di fretta. Non ho capito bene che... Vi siete fatti beccare. Porca vacca. Potrei... Non posso rivedere i miei vestiti, almeno? Questa tunica, insomma, fa passare un po' d'aria. Robin, perché hai un braccio in mano? C'era affezionata. C'ero affezionata, non volevo lasciarlo lì. Credo si sia spaccata. E in quel momento comincio a spogliarmi. Sì, in realtà sbatti il tuo bastone per terra e nel momento che i vestiti in realtà ti lasciano come se fossero animati, compaiono nello stesso momento i tuoi vestiti vecchi. Sì. E tu vieni vestito tipo, non so, ti vedi quegli uccellini? Uccellini! Biancaneve. Esatto, anche io ho pensato a Biancaneve. Non mi veniva Biancaneve, ragazzi. E tu vieni vestito in automatico. Ah, scusa. Che si è spento o mutato? No, è acceso. Non so perché non ti si sentiva più. Allora, prova. Ciao. Prova, ciao. Prova, ciao. Sbagliate. Prova, ciao. Poi ho detto delle cose sbagliate, però. Mi sentite? Yes. Ok, quindi praticamente i vestiti di John, quelli di... invece di Kenny, vanno verso Kenny, viene automaticamente vestito. Wow, ma che sensazione! Ma come sono freschi, che arietta! E tu invece i tuoi vestiti tornano al tuo posto. E la tunica si toglie da te mentre vieni vestito e si ripiega molto bene di fianco a te. Vabbè. Cioè, col vestis fai cagare, ma con lo svestis sei più bravo. Beh, ok. Io vorrei intanto spiegare loro cos'è successo, insomma, fin quando se ne sono andati, cioè dopo che se ne sono andati. Spiego loro, vabbè, senza che lo sto a dire, spiego loro perché. Sì. Perché è un po'. Fingi di guardarci. Sì, ma glielo drizzi un po', sì. Zucchero. Non ho capito. Hai ricevuto? Bello. Grazie. Di più. Ok. Ho sputato su una mano. Ma quindi praticamente tu... Ah, ora siete sposati. Sì, certo. Ma le aggiorni anche sulla signora Harkness e sul signor Tony Harkness o quello sorvoli? Dico che ci sono state delle persone che hanno messo in dubbio la parola del ministero, ma non vado... Un tafferuglio. Rimane un po' sì, generica. Sì, sì, rimane metaforica. A te, Simo, non effettivamente te ne frega un cazzo di questo, perché tu dici, cioè, le volte che
noi abbiamo chiesto aiuto al ministero, non ci hanno mai aiutato. Quindi che il ministero faccia un po' cagare in quello che fa, tu sei abbastanza abituato. A te dà fastidio questa cosa che loro non abbiano dato credito al ministero, che è il ministero della magia, cioè non è che, capito, non è il, non so, l'associazione delle gobiglie, capito? Cioè, Per quello gliel'ho raccontato, perché io sono abbastanza toccata da questa cosa, molto infastidita. Dimmi dove ti ha toccato la folla su questo disegno. Sì, ma io non ho capito perché ci hanno attaccati. Perché effettivamente li abbiamo attaccati noi. Ma forse non era proprio un disguido, insomma, li avete visti quei maghi? Tra l'altro hanno lanciato un impero, quindi sicuramente non erano maghi buoni. Intanto hanno capito immediatamente che io non ero lui. Cos'è un impero? È un incantesimo di dominazione, sei stato dominato. È una maledizione, i maghi, le persone, le brave persone, i bravi maghi non utilizzano quelle maledizioni. Oddio, cosa ho fatto? Qualcosa che non vorresti noi ti raccontassimo. Hai un ottimo destro. Hai un ottimo destro e... mi fa ancora un po' male la mascella qua. Oh, scusami, non volevo. Non ti preoccupare. Scusa. Non è stata colpa tua. Ho utilizzato la tua fisicità a mio vantaggio. Ma andiamo oltre i convenevoli, dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. Okay. Sì, cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo capire chi erano queste persone. Perché... intanto tu lo sai, chi era quel bambino? L'hai chiamato Joseph? Joshua. Joshua? Chi sì. era? Una persona che stavo cercando. E? Non so perché era con lui. No, e perché lo stavi cercando? Chi è? Era scomparso da un po'. È un mio amico. Dici di più. Non è che abbia molto da raccontare. Avete visto? Io vivo nel bosco. Ok, quindi un tuo amico nel bosco ha perso un bambino? Un mio amico era scomparso e io lo stavo cercando ed era lì. E non so minimamente perché. Ovviamente lui non mi ha riconosciuto perché io... ero lui in quel momento. Ma la cosa più assurda è che Melchiorre, come si chiama? Melchior. Melchior. Dico, tanto sei vecchio, cazzo te ne frega. È stato biblico. Melchiorre mi ha riconosciuto. Io, cioè, non è che mi ha riconosciuto, ha compreso immediatamente che non ero lui. È stato per il bastone. Effettivamente. Mi ha tradito il bastone? Beh, sì. Come poteva immaginare che fosse un bastone magico? Beh, sapeva che era un mago, no? Ok, un mago non può portare un bastone. Il mio bastone è un bastone normale, non è che si evince. C'è dentro comunque una bacchetta incastonata. Sì. Alcuni maghi possono percepire le bacchette. Siamo stati incauti. Non ci abbiamo pensato. Già. Beh, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di estrarre tutte le informazioni possibili da quanto abbiamo qui. E abbiamo ben... due persone, due ostaggi. E un braccio. Il braccio non credo... no, non lo possiamo interrogare. Interroghiamo... io posso squartare un daino o trovare delle erbe mediche, ma non ho mai interrogato qualcuno. Questa è una cosa che lascerei fare a voi, Auror. Ma hai iniziato a torturarlo? Hai no, appena... guardo le dita esatto. dell'elfo domestico. No, ti segue là col braccio mozzato di fianco. Sì, effettivamente. Se proprio... allora, la tortura è volontaria, questo è stato un incidente. Un incidente! Nella nostra inedia noi siamo gli unici normali. Sì. L'unico normale è Francis, il fornetto della Cornovaglia. È Francis, esatto, è vero. Tra l'altro è rimasto in... è in hotel che vi aspetta lui. Insieme col mio fucile! Sì. C'è Francis con un pelo d'erba che sta lucidando il fucile. Vabbè, gli ho lasciato in mano un Deus Ex Machina, può venire a salvarci col fucile. Certo, immagino. In qualsiasi momento. Secondo me sta ascoltando la propaganda di Parabiago. No, è lì alla finestra che si sta godendo questa mega rissa che si è sviluppata comunque continua. Da... cioè, è arrivata tra l'altro da un villaggio vicino, sapendo della rissa, la squadra avversaria dell'altra squadra dei Quidditch. Quindi adesso è diventata più una roba sportiva. Grazie. Ci sono tifoserie che si Grazie. Menano al momento. Vabbè, ma teniamolo lì quel flashback. E in tutto questo Parabiago sta parlando con altri gatti che dice no, perché noi non possiamo andare avanti così. Oxbed una volta era diversa. Vabbè, dove cazzo è il mio latte? In una cantina di un palazzone. Ma in quel momento guardo Rubin. Poteva semplicemente Rubin. Starsi zitta. Rubin. Guardo, vabbè, David Jones. Guardo, no. Guardo Robin e gli dico no, in realtà non l'ho torturato, questo l'ho fatto per il nostro bene, è un elfo domestico. È una tortura. Mi è riuscito soltanto perché è pietrificato e non parla. È una tortura. Se
Ma almeno qualcun altro. Non sto potrà dicendo torturarci. Che tu non abbia fatto qualcosa di intelligente, sto dicendo che sono contraria alla tortura. Okay. Ti sta dicendo che sei portato? Gli ho lasciato un dito. Cerco di nascondere, tipo, con il mio corpo il braccio. La domanda che faccio io adesso è: hai rotto, cioè, essendo di pietra, e non ha più le dita. No, allora, non quando tu ti pietrifichi, vieni completamente immobilizzato. Se ti spaccano un dito, rimane imbloccato in quella posizione che tu te lo spacchi. Quindi lui magari gli ha, esatto, gli ha spaccato le due dita con cui gli elfi schioccano le dita. Quindi stretta dita qua, gliela spaccate. Quindi io vedo che la posizione di dita c'ha un fiore, tipo. Tutto. Sì. Queste tre almeno sì. Queste tre sì, che sono quelle che gli elfi usano per fare le due le mani, magie. Spero. No, usano di solito una mano solo. Solo il mignolo sinistro. Così è... È educato, perfetto. Per fortuna che è solo una statua. Nel senso, no, noi non possiamo sapere se è destroide o un mancino. Infatti, lui per sicurezza gli ha spaccate tutte. Non è fatto nessuna delle due. Ormai. Dico, tutte fatte anche quelle dei piedi. Okay, okay, sì, ho rotto tutte tranne un mignolo. Quindi io intervengo e dico: lui rimase solo il mignolo. Vabbè. Meno male che, come dice Robin, è solo una statua, non è un vero elfo domestico. No? Dipende dall'incantesimo. No, Kenny, quello era un elfo. Posso riavere la mia penna? Certo. Grazie. Che senso era un elfo? Era una creatura vivente. Guardo il tipo che abbiamo legato. È svenuto. Cioè, è pietrificato. Apro una parentesi. Sul suo taccuino ci sono scritti dei nomi e delle vie. Chiuso la parentesi. Tu vedi che c'è scritto Agatha Harkness, Tony Harkness, Via del Grifone. Io leggo di chi sono questi. E se ti può interessare, c'è scritto anche che è stato fatto un confondo a Michael. E c'era Frank con lui e un'altra persona che non sa il nome, e Johnny. Che è un esperto d'arte. Del ministero. Io ho scritto. Me lo segno, segnato Johnny. Vorrei svegliare il tizio. E finisci l'incantesimo. Per un pietrificus basta un finite normale. Quindi glielo. Non vi faccio tirare, ragazzi. Tanto se, cioè. Il tizio non è pietrificato. No, no. Ah, era solo svenuto? Allora ti serve un innerva, quindi gli casti innerva, cioè gli appoggi il bastone, lui... Che cazzo? No, quello è un altro, scusami. E lo vedi che comincia a balenare gli occhi tra uno e l'altro, però non dice niente. Capisce di essere legato perché lo vede che... Vabbè, io mi accuccio davanti alla sua faccia, cioè proprio accucciata, letteralmente immagino che sia appoggiato da qualche parte. È steso, ritto, legato tipo salame. Beh, mi accuccio e faccio attenzione a pestargli qualche parte del corpo mentre mi sto accucciando, cioè no, faccio attenzione a non... Vabbè, gli avesto in poche parole, mentre mi accuccio. Ma non mi sembra il caso, Robin. Voleva torturare lei. No, io accidentalmente, lui è per terra, io, vabbè, mi sto accucciando, gli dico... Sto. Nome. Vabbè, ci sono altri modi per scoprire delle informazioni, Robin, non ti preoccupare. Uso un segnalino avversità. Sì. Per attivare... Che merda, usa l'abilità, che bastardo. Cacciatore di tesori. Bello. Usa la segnalina avversità per trovare un indizio utile. Ok. E lo frugo mentre è legato cercando degli indizi. Ok, calcola che lui è comunque ha le braccia legate, quindi la parte centrale del corpo è... Quindi riesce a frugarlo, diciamo, nella parte alta della giacca. E all'interno trovi una boccettina di una pozione, di un liquido verde, che voi riconoscete essere una pozione rigenerante. Quindi ti puoi segnare che hai una pozione rigenerante. Ma so manco che cazzo è. Non lo sa lui, ma che cazzo è. Frega. Vabbè, poi voi glielo dite. Non è che. Non esisteva ancora le trovi un orologio da taschino a cipolla. Vabbè, ne ho già uno. Ma non ha le solite tre lancette. Ha tipo 4-5 lancette e su ognuna c'è una lettera. E nel quadrante, al posto di essersi i numeri, c'è scritto casa, lavoro, pericolo, ok. Ci sono varie diciture. E trovi un volantino. C'è uno stronzo, Gabriel. Trovi un volantino. Questo volantino che è disegnato molto bene. Disegnato molto bene. Questo è disegnato molto bene. Questo è disegnato molto bene. E, praticamente è come se fosse la pubblicità di un negozio a Nocturne Alley, che tu non sai minimamente dove cazzo sia, dove c'è scritto che ricercano vari o animali vivi o nello specifico varie cose. C'è scritto magari tipo artiglio di ippogrifo, piume di fenice, crine di unicorno, vari... Beh, oggetti legati agli animali. Okay. Sì.
Bracconaggio. Bracconaggio, esatto. Robin. Visto che non serve usare abracadabra, certe volte basta semplicemente frugare, insomma. Nel momento che dice abracadabra, vuoi dire un attimo però di porca, te non lo dire mai più. Sì, cioè, è come se a un italiano gli fai così, cioè, oddio. Io continuo a premere comunque sia il mio tallone. Dove? Tallone da killer. Il mio tallone da killer lo premo. Ci sta. Lui non fa un verso, raga. Non fa. Ha provato un po' di vincolarsi quando lui gli ha infilato le mani nella giacca, però ha capito che non ce n'era e quindi ha smesso praticamente subito. Robin, io sono contro la tortura. Posso? Non credo se lo meriti, ma... Gli tiro un diminuendo. E... Diminuendo. Voglio rendere piccolo. Osti. Vabbè, non è che lo rendi piccolo in realtà. Se uno è alto 1,80 m lo fai diventare a un metro, per dire. Ok, mi fai un tiro di lotta. Così lo possiamo interrogare meglio. Aspetta, che questa è una giocata della Madonna, fermi. Sento anch'io che c'è. Fermi. Sento che c'è del pathos, vai. Allora, 3, 2. Aspetta, perché. No, diminuendo è un incantesimo. Ho bonus magia più 1, quindi sono 4, 5, 6. Ok. Voi vedete lei che punta la bacchetta verso l'intizio insalamato, enuncia diminuendo, e vedete praticamente lui che si comincia a restringere, ok? Artemis, cosa cazzo fai? E le corde praticamente si smollano perché lui diventa piccolo. Certo. È libero adesso. Nel momento che lui sta diminuendo, vi guarda e fa: incapaci del ministero. Si smaterializza. Brava. Le corde lo tenevano fermo perché era una magia, non si poteva smaterializzare. Allora, Artemis. E lui scappa. Non vorrei dirtelo, Artemis. Mi sembra brutto dirtelo, ma secondo me hai fatto una cazzata. Ma volevo renderlo piccolo per interrogarlo. Ma come c'è? Ma era legato. Ma è... se era piccolo era più interrogabile, così non lo torturavate. Ma qual è la connessione? Ma non volevo che lo torturavano! Mi sembrava una tortura sufficiente! Amici a casa, io pensavo, finalmente posso dargli delle informazioni con un NPC. E invece no. Vabbè, c'ho l'orologio. Vabbè. Io mi faccio un tè. Io me ne vado a fanculo, raga, basta! Bam. A quel punto... Vedi cosa si prova a essere in Navigavia? A quel punto finisco di fare effettivamente la tisana. C'è sempre lei il la sorseggio, perché ho bisogno di rilassarmi un secondo. Io mi giro e guardo. C'è sempre l'elfo. John, io faccio niente. Lega quel cazzo di elfo. È già legato l'elfo. È già legato. Lo leggo due volte. Non ha neanche più legalo meglio. Ha fatto una prova di carisma e legalo l'ho legato meglio, due volte. Non lo so, legalo di più. E io... Sono arrabbiata, gli voglio lanciare un... Lo so, vedi te! Sarei arrabbiato anch'io! Voglio lanciare un incantesimo, non lo so. Ma su Artemis, dai. Perché sono d'accordo. Rendila piccola. I patentini, il Ministero della Magia, proprio ormai... Tutti, eh. Rendila sì. Piccola. Mi incazzo come una iena e... No, scusate, toppa un attimo. Allora, mi spiace, siamo in live, io me ne rendo conto, ma toppa un secondo. Sarà esattamente perché l'hai reso piccolo. Cioè, era legato, era rincoglionito, aveva l'osso del collo rotto. Non aveva il rosso. Era senza bacchetta perché magica. Volevate fargli del male. Ma il ragionamento logico. Picciolirlo. Perché... Ho fatto una cosa che non si deve fare mai. Ti ho interrotta. Ma io voglio sapere per quale cazzo di motivo adesso quell'essere... Allora, potevi fargli la qualsiasi. Anch'io non capisco perché rimpicciolirlo. Voglio sapere il ragionamento. Sì, lo voglio sapere. Il ragionamento non capisco. Perché era piccolo e potevamo torturarlo senza fargli troppo del male. Ma se è piccolo gli fai più male. Anche se fosse... Cioè, se tu torturi Simone o torturi un bambino, gli fai più male a un bambino. No. Io non capisco. Io voglio sapere. I want to know, direbbe Adriano Celentano. Cioè, potevi usare il deformo, che gli facevi robe strane in faccia. Gabriel, sei una persona creativa. Io? Tu, ma non nella direzione giusta. Ok, ok. Fine toppa. Vai, tu riprendi. Perdonami, Luli. Riprendiamo, siamo in character perché ho capito. Adesso non vorrei fare spoiler, ma
Io adesso vi dico la verità, cosa no, ve lo dico che lo volevo fare. Cioè, con il tizio legato lì, adesso sarebbe arrivato qualcuno, tipo Flamel, a dirvi com'è andata, cos'è stato quel casino. Dobbiamo interrogare questo tizio, ma non parla. Io sono un pozionista, volete del Verita Serum? Abbiamo l'elfo! Ma l'elfo è un elfo! Vabbè, no, basta, fine top. Riprendiamo a giocare perché sennò andiamo troppo in meta. Faremo un'altra live, un'altra side quest in cui Tony Harkness interroga la gente col Verita Serum. Luli, vai, non ti interrompo. Io sono nera, Robin è nera in volto. Chiappa la bacchetta, va addosso ad Artemis, letteralmente le mette la bacchetta qua. E le dice: adesso tu mi spieghi perché io non debba finirti qui e adesso per la tua stupidità che è un'altra volta. Piano, piano, non litighiamo fra di noi. Stai zitto, grazie, che ci mette in pericolo tutti, te compreso, perché la signorina qui adesso ha fatto fuggire una pedina importante. È stato un errore. Sanno dove siamo. Tra l'altro. Ma ci hai appena raccontato che... Ancora così. Ma anche noi sappiamo dove sono, e ti mostro l'orologio con le lancette che indica casa, lavoro. Ok, mi punto la bacchetta alla mia tempia. Sì, dimmi. Forse sarebbe il caso di teletrasportarci di nuovo. Lui non sapeva esattamente dove era, quindi magari farebbe molta fatica a tornare con altre persone, ma credo che... Andiamo questo... alla locanda, adesso. Ma è rimasto ancora un tizio? Circa. Andiamo alla locanda ora. Andiamo da Nicolas. Io vorrei tanto dire una cosa, ma sarebbe Flamel. Meta. Professor Flamel, non è che è amico tuo. Andiamo da... Il suo amico, Nicolas. Tu non puoi parlare. Hai fatto scappare un tizio. Dai! Succede. Io mi porto l'elfo. Me lo carico. E ti smaterializzi. Perché? No, tu non lo puoi fare così. Però lo faccio così. Per prendere per il culo l'elfo svenuto, sì. Ok, pietrificato. Stiamo sul serio tornando sulla scena del delitto 20 secondi. No, stiamo tornando da Nicolas Flamel. Non è la scena del delitto. Flamel è un suo negozio chiuso lì. È il tizio che ci ha dato le pozioni. No, so chi è, però... Beh, tu pensa una cosa, in realtà... Svenuto o sotto imperio, non so niente. In realtà ad Hogsmeade pensano che sia colpa tua e del tuo gemello e sua e della sua gemella. Loro due no. Almeno questo. Comunque io questo non lo so. In questo momento è più sicuro andare lì che stare nel posto dove... Comunque non lo so, andiamo avanti. Mi giro verso Artemis, sempre scura in volto, ma almeno non urlo in questo momento. E veramente con un controllo che si vede che è molto 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 forzato, dico: sei almeno in grado di portarlo con te fino dal professor Flamel? Non la guardo in faccia. Sì, Robin. Andiamo. Tu non sai cosa sta succedendo, perché infatti, quando è successo eri svenuto. Io non so. Quindi vedi, lui che sparisce. Quindi io, Luca, posso lamentarmi, ma Ken lui no. Sparisce, lei sparisce e rimanete voi due. Temis, cosa sta succedendo? Non ti preoccupare, tutto a posto. Vi smaterializzate, tu non capisci cosa succede. Arrivi in un posto buio, non capisci e ti gira la testa. Fammi un tiro su grinta. Sì, deve vomitare. Cazzo, sono teletrasportato a destra e a sinistra. Sì, 100 volte. Di 12, comunque è robusto come babano. Sì, hai voglia. Sì, ho capito, ma sai quando vomita? Vomito. Quanto? Forse svengo anche. Quanto? Uno? No! No, in realtà non svieni, ma voi che siete già arrivati, c'è lì i Flamel dietro il bancone che vi stava per dire qualcosa, nel momento che siete pop di loro capello, una roba... Nel negozio di Nicolas. Nel negozio del professor Flamel. Cioè... di tutto per terra. Siamo venuti qui a colazione. Ma pure quella di ieri probabilmente. Cioè proprio così tantissimo. Così difficile digerire via. E... Salve professor Flamel. Vedi Flamel che tira fuori la bacchetta, fa tipo così, vedi che torna tutto pulito, fa... Ho una domanda. Prima volta che si materializza il ragazzo? Ho una domanda. Torna tutto pulito o torna dentro di me? No, torna tutto pulito. No, okay, cioè, okay, che schifo! Vabbè, non ho mai visto Harry Potter, giustamente la domanda. Cioè, l'incantesimo cos'è? Ingoio si chiama quell'incantesimo. Ingorgio. Ingordo. Ingorgo. E vedi, prima volta che si materializza il ragazzo? No, terza di fila.
Ok, avete creato un bel trambusto, come è andata? Sì, e guardo fuori dalle finestre. Professore, può abbassare? Oh, sì, 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 lui muove la bacchetta e sentite la porta che si chiude come l'altra sera, che appunto questi siamo stati di lui, e le tende che scendono e si chiude tutto. Mi carico l'elfo e guardando anche loro dico, possiamo andare nel retrobottega in un posto? Oh, no, no, nel retrobottega no. Penso che vada bene qui. Credo che qui sì, vada se, bene. Se sì. Tanto è chiuso, possiamo stare di qua, non nella okay. bottega, no? E rimetto seduto l'elfo. Tipo che marionetta. Sì, ancora è svenuto con le dita così. No, non è svenuto, lui è pietrificato, quindi lui sente tutto, vi ricordo. Uno pietrificato sente tutto. Shit, hai fatto bene a dirlo. Lì sempre dita così, Penso, sì, sì. Penso. E che cosa è successo a questo povero elfo? Ho preferito rompergli le dita, professore. Ma è mostruoso! Sì. Attaccato. Sono attaccati insieme a altri due figuri di cui non sappiamo l'identità. Loschi figuri. Oh, Johnny. Forse per me ti avrei tolto dei punti a tasso rosso, ma non siamo più a scuola. Comunque questa è una cosa che non si fa. Ci sono tanti modi per bloccare la magia degli elfi e speccargli le dita non è una di quelle, anche perché gli elfi hanno la magia innata. Se le riparano appena lo spietrifichi. Menelkir ci ha scoperto, aveva due scagnozzi che sono stati chiamati dall'elfo ed era accompagnato da un ragazzo, un certo Joshua, non lo so. Chi è Menelkir? E il mago? Siamo andati all'appuntamento, non è andata molto bene. Il mago? Il mago che dovevamo incontrare. Oh sì, sì, scusate, ho avuto una nottata difficile. Possiamo rendere inoffensivo questo elfo? Cioè, è già inoffensivo? Se ne può prendere cura, professore? Noi vorremmo interrogarlo. Sì, intanto spietrifichiamolo, almeno si può sistemare le dita, povero caro. No, rischiamo che si teletrasporti. E parte col suo passo super veloce e va nel retrobottega. Fa: torno subito! Signor Flamel, mi ha spaccato le caviglie! No, non sono stato io, carina. L'elfo! Ah, ok. Artemis, scusami. Secondo te, signor Flamel, professor Flamel, ha problemi coi tassi? Con i tassi? C'è la seconda volta che ci deve dare dei punti a dei tassi. No! Per una cosa di Hogwarts. Sì, perché lì in pratica ci sono le case e gli spiego praticamente, cioè parto nella filippica. Dopo due giorni gli spiego, tipo, nel frattempo torna Flamel con una scatolina. Avete presente quelle dove vendono le bacchette? Quelle le scatole, quelle lunghe. Si mette lì, la apre e tira fuori come se fosse un filo d'argento, un po' più spesso, ok? Come se fosse un braccialetto d'argento, ma voi capite che è quasi un nastro da quanto è leggero. Lo prende, lo lega intorno a uno dei polsi dell'elfo, lo batte con la bacchetta e vedete che diventa un bracciale effettivamente di metallo. Sì, sì, adesso potete spietrificarlo. Lo spietrifico. Ok, vedete che praticamente l'elfo appena spietrificato si guarda in giro spaventato, lo vedete concentrarsi, vedete le dita che tornano al suo posto e subito prova a smaterializzarsi. Ma non funziona. No, no, che schifo! Argento Goblin, no! Come si chiama il tuo proprietario, il tuo padrone? Il mio padrone non vorrebbe che ve lo dicessi. Sì, però tu ce lo dirai. No, non ve lo dirò. Cosa ti piace? Servire il mio padrone. E da mangiare? Servire il mio padrone? Il gelato? Che cos'è il gelato? Mentre sta succedendo questa cosa, esattamente mentre sta succedendo questa cosa, riprendo il braccio del tizio. Ah, ve lo siete portato? Sì. Ok. Riprendo il braccio del tizio e ci metto sopra un guanto sulla sua mano e faccio in modo che il guanto finisca su di lui. Cioè, lo sto capendo. No, io ho il braccio del tizio. Ok. Sopra il braccio del tizio metto il guanto. Ma gli infili il guanto? Io metto un guanto, può essere un calzino, può essere quello Stiamo che Stiamo parlando di un guanto. Sto parlando di un guanto. Indumento. Sì. Okay. E faccio in modo che quell'indumento finisca sull'elfo. Ok. Con la mano del suo padrone. Ok. Io non lui, lui si ritrova in mano questo guanto e fa: e di questo cosa dovrei farmene? Sei un elfo libero. No. Questo non è il mio padrone. Il mio padrone è molto più potente, il mio padrone è molto più bravo.
e butto il braccio, non lo butto per terra, lo tengo in mano perché sono nel negozio di Nicolas Flamel. Immagino un braccio. Sì, ma c'è Flamel che continua nel frattempo a muovere la bacchetta e continua a pulire le goccine di sangue di sto cazzo di braccio. Che... lo metto nella mia borsa ingrandente. Che... Robin se lo guarda e gli fa: io non credo che il tuo padrone sia così potente. Anzi, secondo me è una mezza cartuccia. Il mio padrone vi ha battuto senza neanche attaccarvi. Peccato che lui ti ha lasciato qui. No. E poi non è famoso. Io sono il capo degli altri. Sì. Io ho spaccato le caviglie. Gli altri quali? Sei qui da solo? Ah, gli altri saranno stati sicuramente sconfitti. Ma chi sono gli altri? Perché ci avete attaccati? Qualcuno di debole come lui, come il suo padrone. Gli altri sono i servi del mio padrone. Ma il tuo padrone non è famoso, nessuno l'ha riconosciuto. No, infatti. Secondo noi menti. No, noi elfi non mentiamo, non sappiamo mentire noi elfi. Ok, allora cosa c'entra il tuo padrone con i lupi mannari? Ma non è il suo padrone, dai, guarda. Ah, il mio padrone commercia in pelo di lupi mannari. Lupi mannari e tante altre creature. No, è impossibile, probabilmente si occupa di mollicci. Che cos'è un molliccio, tesoro? Ah no, scusa. No. Scusate. Gabriel, non ho capito cosa hai detto. Commercia? Commercia in pelo di lupo mannaro e altri animali. Sì, guardate il volantino. Ti passo il volantino che ho trovato nel tizio. Sì, sì, quello è dove lavora il mio padrone. È del mio padrone quello lì. Sapete dov'è? Dov'è il tuo padrone? Aspetta, cosa c'è scritto? Ah, non lo so adesso, finché non mi chiama io non lo posso sapere. Master, c'è il nome sul volantino, quindi anche? C'è scritto un nome di un negozio che è tipo il... a Nocturnale. A Nocturnale, ok. Come si scrive? Si scrive... Ok, andiamo. Doppia Z. Va bene, me lo sono inventato adesso il volantino. Va bene, adesso ci devo anche tirare fuori tutta la roba. Devo tirare fuori tutta la lore. Guardo Robin e dico: dobbiamo assolutamente ritrovare Melchiorre. Beh... chi è Melchiorre? Signor Elfo, non è il... Oh, lui mi piace! Lui sa dov'è il suo padrone. No, io non so dov'è il mio padrone. Lo so solo quando lui mi chiama. Menelkir. Quel ragazzo. Mio padrone? Beh, abbiamo il volantino. Quel ragazzo era un lupo mannaro. Ah. Che ragazzo? Joshua. Quindi... oh, sì, lui è carino con me. È un bravo ragazzo. Un bambino è un lupo mannaro? Ha fatto delle bruttissime cose. Porca vacca, non me l'avevo immaginato questo. Mi spiace non avervelo detto. Forse... sì, mi ricordo tanto quel Colin. Ma non stavamo seguendo delle tracce? Sì, stavamo cercando un ragazzo scomparso. Colin, sì, me lo ricordo tanto quel Joshua. No, non conosco nessun Colin. No. Cosa ha intenzione di fare Melchiorre con Joshua? Non so chi sia questo Melchiorre. Il tuo capo. Menelkir. Oh, un ragazzo molto importante per il mio padrone. Totti lo sa. Totti. Chi? Io, Totti. Mi piace la burro birra, Totti? Preferisco aroma. Poi dice che noi la mandiamo in cacciara, guarda! È un po' difficile che mandiamo in cacciara. Cioè, capito? Non si scrive uguale. Cioè, capisci? Oh, si chiamano tutti così gli elfi domestici. Totti. Poppy, Totti, Trippi, non è che... Va bene. Tac. Sì. È molto difficile rimanere serio. Hanno pure tutti a maglia dell'essere. Io prendo dalle mani di Kenny il volantino. Abbiamo l'indirizzo. Sì, ma se andiamo lì... è il suo negozio. Non torniamo indietro. Ah, il ministrino non è ben visto a Nocturnale. Oh, però il suo negozio, sappiamo come trovarlo? Non sappiamo ancora che cosa vuole fare con Joshua. Cosa sta facendo? Oh, Joshua fa tante cose brutte qua nei boschi. E non solo quando c'è la luna piena. Non è possibile. Per te non sarà possibile, strega mediocre. Ma guarda, un elfo che non può neanche smaterializzarsi. Oh, poverini maghi che senza bacchette non fanno niente. Noi elfi non abbiamo bisogno di bacchette. Sì, ma siete veramente brutti. Io non ho una bacchetta. Per me voi siete veramente brutti. Credo che avete le teste troppo piccole. Credo che l'approccio auror cattivo non funzioni. Lui piace, lui è grande. Non sono un auror cattivo, semplicemente lui è antipatico. Che cosa ti piace da bere?
L'acqua. Solo acqua? L'acqua. Flamel, possiamo avere un bicchiere d'acqua? No, la mia borraccia è qui. No, tu non hai il tuo equipaggiamento, perché nella stanza dell'hotel tutto il tuo equipaggiamento. Non stiamo qui a giocare. Nicolas, tu hai qualcosa... Professor Flamel, mi scusi. Abbiamo qualcosa che possiamo utilizzare per farlo parlare? È l'acqua! L'unica cosa che si può usare in questi casi è il Verità Serum, ma gli elfi sono immuni. Gli elfi, goblin, troll... L'ho provato su un troll una volta, non è stato molto divertente, il troll si è molto arrabbiato. Sapete, una volta fare le pozioni per i troll non era così semplice. Signor Flamel, possiamo avere un bicchiere queste creature? D'acqua? Sì, molte. E come, scusami? Un bicchiere d'acqua. Bambina, non ti hanno insegnato a fare un bicchiere d'acqua a Hogwarts? Gli standard si sono molto abbassati negli ultimi anni. Capito. Come è diventata Auror? È molto standard. Giovane, sta imparando. Come non canto un bicchiere d'acqua? Sì. Com'è che hai detto che ti chiami, ragazza? Artemis. Sì, no, non, di che famiglia? Litz. Mi sono dimenticata il cognome. Persic. Ah, ho capito. Cosa c'è? Sono dell'est i miei. Mm-hmm. Sarà mica razzista? No. Lo vedi che tira fuori la bacchetta, lo senti dire aguamenti, effettivamente in un bicchiere di fianco esce dell'acqua. È vero, aguamenti. E lui crea appunto un bicchiere d'acqua e lo dà all'elfo. Cosa sta combinando il tuo capo? Joshua. Sono serissimo. Gli fa fare delle brutte cose. Sì, lo ho capito. È responsabile dei ragazzi che sono stati trovati morti. Può essere. Gli fa uccidere. Non solo lui. Tanti prima di Joshua sono passati dal mio padrone. Tutti come lui. Mm-mm. E adesso non c'è neanche più bisogno della luna piena. Deve aver scoperto un incantesimo per farli trasformare anche senza la luna. Una pozione forse. Non lo so, non mi ci ha mai portato il mio padrone a guardare. Forse a guardare dove? Nella foresta. Ma dove li porta questi ragazzi? Nella foresta. E tu sai, non ti ha mai portato. Mi giro verso Robin. A me la cosa più normale che viene da pensare è chiedere, visto che vivo nella foresta, nel bosco, non sono molto consapevole di come funzioni il ministero, chiedere a Robin, che è un esponente del ministero, esiste un protocollo per far parlare gli elfi? Questo sembra sapere tutto. Ma sta già parlando. Sì. Dovremmo... chiamare qualche Auror o qualcuno del legge. Scusa, sto confondendo io. Mando un gufo a Falco. Sto confondendo la Luxastra, cose, scusate, no, del legge. Chiediamo troppo, Simone. Chiedo al master se eventualmente posso mandare un... Gufo? No, un gufo no, però un Patronus. Dipende dove, non è che copre mezzo globo il Patronus, eh. Ma cioè, tipo, se vuoi mandare un Patronus al ministero, non ci arriverà mai, al ministero è troppo lontano. Sì, sta parlando, ma qui abbiamo le prove che... le prove, quantomeno le testimonianze, che il responsabile è quel mago. Dobbiamo coglierlo con le mani nel sacco. Sì, ma dovremmo avvertire qualcuno del ministero. Se vi hanno mandato a indagare qui ad Hogsmeade per due ragazzi scomparsi, qui abbiamo la testimonianza che qualcuno sta manovrando... un licantropo. Vedi che Flamel si fa più vicino e dice: beh, se avete bisogno di un gufo da mandare al ministero, ve ne do uno dei miei. Io sarebbe però caso. Sto guardando appunto Robin per capire se c'è una procedura. Immagino che Robin dovrà chiedere al master. Però Tu se scopri qualcosa puoi comunicarlo al ministero e chiedere supporto o comunque chiedere informazioni al ministero, lo puoi fare. Quindi... Quindi che cosa chiediamo eventualmente? Come interrogare un elfo? Informazioni o se... su un certo Menelkir, che ha un negozio o a... supporto. Che ha un negozio a... Nocturzalle. Il supporto? Non lo so, cioè... nel senso... Tu puoi fare richiesta al ministero. Tu puoi fare tutte le richieste che vuoi al ministero. Gli mandi una lettera via gufo e... Sai che entro esagerando 1-2 giorni, perché comunque Londra non è così lontana, il gufo arriva e probabilmente ti arriva anche già la risposta. O direttamente, se vedono che di intervenire, si materializzano lì da voi e ad Hogsmeade e vi cercano e vi danno direttamente le cose. No. Ma lì c'è il mio professore anche, posso chiedere pure a Nicolas. Allora, il problema di chiedere supporto è che noi abbiamo con noi Kenny. Non è un problema.
Sarebbe un problema per il ministero. Non sapranno che lui è con noi. Saresti un problema per il ministero. No. Vero. Sì, sì, tu sei babbano. E tu sei un elfo. Ma io non ho problemi col ministero. Tu babbano sì. Come fai a sapere di non avere problemi col ministero? Perché sono un elfo. Lavoriamo anche al ministero. Tu lavori al ministero? No, io lavoro per il mio padrone. No, lui non lavora al ministero, Kenny. No, 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 non farti sospettoso. Non lavoro al ministero. Ci pensiamo noi a te. Mio cugino, per esempio, lavora ad Hogwarts. Magari non chiediamo rinforzi, e però... Hai seguito una strada diversa da tuo cugino? Oh, beh, perché il nostro precedente padrone, quando è morto, io sono stato assegnato dal ministero a un altro mago e lui è stato assegnato ad Hogwarts. È stato più fortunato suo cugino. Beh, io no, non chiederei supporto perché... Lui ad Hogwarts lavora tutto il giorno. Sì, e a te hanno appena spezzato le dita. Ha senso avvisare il ministero perché così sanno e potrebbero indagare su questo Menelkir. Ma ha detto che è del ministero, il suo padrone. No? Hai cambiato ancora padrone? Ha detto che è stato assegnato dal ministero a un nuovo padrone. Cioè... Quando il nostro vecchio padrone muore, e i maghi muoiono molto facile, noi elfi domestici veniamo assegnati ad altri padroni. Io al mio padrone, sì, e mio cugino al... Quindi il ministero ti ha assegnato a Menelkir? Sì. Non sapevano probabilmente che giocava con i licantropi. Lo sapevano? Sì, sì. Che cazzo di risposta è? No, sono in game. Le cose del mio padrone non devono interessare al ministero. Ah, ok. Sei in contatto con il ministero? No. No, palesemente non lo è. Beh, avvisiamo il ministero di indagare su questo Menelkir senza rinforzi. E cosa stavi dicendo prima? Che cosa? Prima che ti interrompesse Gabriel e poi Luca e poi... L'ho dimenticato. Ah. Vabbè. Beh. Mi sembra che non sia la prima volta, vederla così. Beh, mandiamo questo gufo? Scusa. Sì, 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 mandiamolo. Ah, vedete che Flamel vi fa segno di sì con la testa, arriva, vi porta sul braccio. Allora, secondo me è il gufo che porta Flamel, comunque, di base, perché vedete che il gufo è lì che sbatte le ali, c'è una paurissima ad appoggiarsi a Flamel. Vi mette questo bel gufo grigio sul tavolo, un bel gufo. Ma che bella bestia. E che ha una scimmietta di fianco. Ma... e un strano rospo di nome Bruno. Dai, no, basta, citazione lussata. E vi mette lì questo gufo che sta lì, vi guarda. Io lascio fare Robin perché sono cose burocratiche di cui io non capisco nulla. Cioè, se c'è da scrivere una lettera... Vieni Artemis, ti faccio vedere come si fa. Mm-hmm. E mi metto lì con lei a scrivere questa lettera in formalese per il ministerese. Ok, che cosa chiedi nella lettera? Nella lettera chiedo esplicitamente che venga fatta un approfondimento in merito a Menelkir. Indagine su Menelkir. Esatto, e un'indagine a proposito del suo ufficio, cioè del posto in cui lavora. Del negozio. Della sua attività. Dell'attività Nocturne's Alley. Esatto. Ok. E soprattutto... E gli aggiungiamo anche l'indirizzo del volantino. Totti. Totti. Totti della famiglia degli Elfi? Totti? No, no, Elfi no. Totti, Totti. E tuo fratello come si chiama? Dotti. Beh, almeno non si chiama Di Canio. E aggiungo anche, insomma, informazioni in merito a Totti, fratello di Dotti, di Ops. Ok. Io comunque nel frattempo, finché loro scrivono la letterina, io osservo attentamente l'elfo, perché per me è la prima volta che vedo un elfo, per me è interessantissimo, e noto che è malmenato, giusto? Mhm. Ma ti picchiano? Sì, tutti i giorni. E lo dici sorridendo. Oh sì, se il mio padrone non mi picchia tutti i giorni vuol dire che ho fatto qualcosa di sbagliato. Quando mi picchia vuol dire che ho fatto le cose giuste. No, non funziona così. Sei un elfo tu? No. È più un troll. Mi ricordi un troll? Esistono anche i troll. Sì, sono grandissimi. Totti, scusami. Dove posso trovare? Sì? Ti piace? Che cosa? Lui? Lui è simpatico. Voi... La violenza? Oh, no, però se il mio padrone mi picchia vuol dire che ho fatto giusto. Ma lui è ferito? Chi? Totti, ha delle ferite. Ha un po' di lividi. Ok, uso un piccolo emendo per... Che cosa fai, stupida maga, non mi toccare con quella schifo di bacchetta. Non lo ascolto, emendo. No, vedi lui che si dimena tantissimo, perché in realtà l'incantesimo che lo legava ormai è...
cioè non c'è più, ok? Però non è che ha preso e scappato, cosa è seduto lì sul bancone? Comunque lui è legato. No, in realtà no, perché l'incantesimo tu l'avevi, l'avevi... Sì, ma c'ha i braccialli quelli... C'ha un bracciale qua sul braccio, quindi lui sa che tanto non può scappare, quindi è seduto tranquillo sul bancone, non è che... E vedi che lui si... ti... schiva la bacchetta. Smettila, che schifo la magia vostra, mai! Mettilo fermo! No, non mi toccare, mostro! Ah, lo blocco dalle ascelle. No! E gli tiro un emendo. Niente. E vedi che i lividi si riassorbono. No! Ora stai meglio. No, io ti strapperò le orecchie. Ma dai. Ma sei guarito. Io ho già spaccato le caviglie, posso farlo ancora. Che in... Cos'è che ha fatto? Ma gli ho spaccato le caviglie, poi le è caduta di faccia, le ho spaccato il naso, probabilmente uno zigomo e un paio di denti. Vuoi una caramella? Ma non è vero. Bleh. Cosa mangi? Acqua. Solo acqua. Beh, prende ancora il bicchiere e beve. Sì, vabbè. E continua a bere il suo bicchiere d'acqua. Adesso che abbiamo avvisato il ministero... Vabbè, voi dovete uscire per lanciare il gufo. Non è che il gufo sbatte contro la porta. Non l'abbiamo ancora lanciato. No, vabbè, manda il gufo. Vabbè, mandate il gufo e il gufo parte... Nel frattempo, per farlo, avete aperto un attimo la porta. Larissa si è sedata, eh? Larissa si è sedata. Adesso ci sono gruppi, ci sono due squadre di Quidditch, probabilmente un po' sbronzi, alle 11:30 di mattina. Che... delirio, capito? Il Peppiniello. Sì, sì, cioè Peppiniello è tornato. Peppiniello è tornato. Del profeta, grande rissa Dogsmaid. Però io non uscirei, sinceramente. No, vabbè, avete giusto aperto la porta per lanciare il gufo. Sì, anche perché... Signor Flamel, che cosa consiglia per trovare dei licantropi qui nella foresta, anche di giorno? Ah, tesoro mio, di giorno i licantropi non ci sono. Beh, secondo Totti sì. A quanto pare questo mago, il proprietario di Totti... è sempre meno realistico. È riuscito a trovare un modo per controllare la trasformazione... il lupo mannaro. Non serve la luna piena. C'era un mio collega che stava lavorando a una cosa simile. Quello che adesso è professore di pozioni a Hogwarts stava lavorando a una cosa simile, ma so che non era mai riuscito a portarla a termine. In realtà la sua era un po' diversa. Lui voleva cercare una pozione per... far partire la mutazione anche durante non la luna piena, più che altro per avere sempre esemplari con cui testare la sua pozione antilupo. Io sono uscita da poco da Hogwarts, giusto? Perché sì. Sono appena uscita praticamente, sono diventata Auror, sono fresca fresca, quindi io lo conosco il professore di pozioni? Sì, è il professor Torrens. Ok, e allora comunico l'informazione a loro. Il professor Torrens! Sì, me lo ricordo, era molto severo. È uno severo? L'hai deciso tu, quindi sì. Ok. Beh, non penso che brillasse a scuola. No, sì. No, guarda che lei è brava a scuola. Ah, ok. È il resto che la frega. No, guarda che è il mondo vero che la frega. Si applica poi. Lei è molto intelligente, ma intelligenza e furbizia non vanno per forza di pari passo. In che senso stava cercando di studiare i licantropi per una pozione contro... i licantropi? No, non era una pozione contro i licantropi, era una pozione per tenere a bada la licantropia. Quindi se qualche licantropo avesse voluto tenere a bada la licantropia, lui stava sviluppando una pozione per far sì che quando un licantropo si trasforma mantenesse comunque il suo raziocinio, cosa che i licantropi non mantengono di solito. Potremmo andarglielo a chiedere. In fondo Hogwarts non è lontano. E ci direbbe mai qualcosa in merito? Beh, se qualcuno avesse magari preso i suoi studi e li avesse, non lo so, utilizzati per altro. Oh, beh, posso mandargli un gufo. Ci sentiamo quasi tutte le settimane. Viene da me ogni tanto a prendere anche gli ingredienti per gli studenti. Ma non sappiamo se è compromesso, in qualche modo conosce... No, i professori di Hogwarts non sono compromessi. Magari due goccine di Veritaserum io le userei. No, sul professore no. No, sono riuscita a fargli bere qualcosa che non sia prodotto da lui. Complimenti. No, ma non c'è bisogno. Sospetto, no?
Ma no, possiamo semplicemente chiederglielo, cioè siamo comunque due Auror, quindi insomma un pochino di... Come abbiamo chiesto a Menelkir se fosse un Auror... Beh, ma noi lo siamo davvero. Beh, Hogwarts ha delle difese molto molto alte, dovrete avere il permesso del preside per poter entrare, verranno fatti i controlli del caso. Signor Flamel, non pensa che sia il caso di convocare qui il signor Torrance? Non possono, sono in pieno anno scolastico. Dovremmo effettivamente andare a fargli domande allora. In questo caso io mi sento d'accordo. Tutti. E il coso delle foreste e il babbano? No, forse. Io credo che insomma, Druido, cioè no. Se mi hanno beccato qua in mezzo alla città, se andiamo in quella, cos'è, una scuola? Sì. Con i professori e tutto, insomma. Ehi, porca. Hanno scoperto che è un babbano? Sì. Tutta la cittadinanza? No. Solo Melchior, sì. Appena l'ho visto. Menelkir, anche io ormai lo sto chiamando Melchior. Deve essere un mago potente allora per aver scoperto che lui è un babbano. Ma avete bevuto le pozioni che vi ho dato? Sì, sì, ma ha usato un revelio. Complimenti, per scindere quelle pozioni con un revelio deve essere un mago veramente potente. Già, E poi percepito. E allora è normale che abbia percepito che lui era un babbano, probabilmente. E di sicuro non possiamo entrare a Hogwarts con lui. Oddio, perché no? Come? Dice che possiamo provare, signor Flamel. È contro il regolamento. A meno che non vi trovate davanti la professoressa Price, la vicepreside, che ha ancora qualche, come dire, idea forse un po' retrograda sul sangue puro. Sì, me la ricordo, la prima. Sui babbani. Sì, si può definire nostalgica. Direi che invece il preside, il nuovo preside, è abbastanza, non dico liberale, ma grazie a lui. Stiamo parlando di portare un babbano ad Hogwarts. Oh beh, ci sono figli di babbani, perché non un babbano? Se il signor Flamel... Completo. Sì, ma se il signor Flamel dice che si può fare... Ho un sacco di amici babbani io. Insomma, ci sono anche... Anch'io, ma non è questo il discorso. Possiamo provare, almeno potremmo interrogare, potremmo fare delle domande al professor Torrance e chiedergli come funziona questa pozione. In questo modo avremo qualcosa. Aspetta, torno subito e va via di nuovo. Allora, torno subito è un parolone. Ah, beh, certo. Sta via un quarto d'ora. Ma quando Simone dice torno subito, esatto, via due ore. E torna il giorno dopo. Sta via intanto. Sappiate che avete un quarto d'ora per parlare, perché c'è un quarto d'ora, okay, virgola. Cioè, lui ha preso, fa torno subito e è andato via. Totti? Sì. Che era lì rigido. Dai, Vorresti, dice niente. Tieni un altro bicchiere d'acqua. Buona l'acqua. Torres non lo conosco. Però ha fatto una pausa bella lunga. Stavo bevendo, cazzo. Sì. Mi strozzo poi. Come sei scurrile, Totti. Il tuo padrone utilizza, commercia molte pozioni. Nel negozio ci sono anche pozioni. E tu lo vedi bere pozioni? O far bere pozioni a Joshua? No, non ci ho fatto mai caso. Non posso andare molto spesso al negozio. Come mai? Perché il mio padrone non mi chiama al negozio, rimango quando lui è al negozio più che altro a casa a pulire la sua casa. Ma Joshua lo porta in negozio? Lo porta in negozio e lo porta nella foresta. Ma la sua casa dov'è? È dove abitiamo noi. E dov'è che abitate voi? A Londra? Vabbè, è già comunque. È un elfo, non mente. È che ci sono un sacco di posti che a quanto pare voi conoscete, ma io non l'ho mai conosciuto, quindi. Che tipo di cose ci sono nella vostra casa? Anche cose che... Letti, negozi, tavoli, no, sedie, pentole. Cose interessanti, cose che... Tende. Varrebbero molto se vendute al negozio. Quadri, del padrone. Quadri, gioielli, vestiti. Siamo fuori strada. Scarpe. Per quale motivo Joshua avrebbe ucciso dei ragazzi? Perché mio padrone gliel'ha ordinato. È un osso duro, No, beh, allora qua cala un po'... Di questo Joshua? Sì, è che in quel momento stavo appunto dicendo mi vedete un po' crollare, cioè... Io lo noto. È pesante questa cosa per me, perché potete effettivamente intuire che questo ragazzo comunque fosse importante per me. E io lo noto e te lo chiedo.
Io gli batto la mano sulle spalle e ho detto, dai John, non essere triste. Minchia, proprio maschio punto zero. Cioè, sono ingenuo, sono sciocchino, io sono un contadino. Digli anche che gli uomini non piangono, diglielo. Io chiedo... Okay. Piangi e tu digli che gli uomini non piangono. Faccio un'ultima domanda a Totti in maniera seria, però non dura come sempre, no? E gli chiedo, secondo te Joshua è consapevole e d'accordo con gli ordini che gli dà il tuo padrone? No. E guardo... John. No, Joshua non avrebbe mai fatto volontariamente una cosa del genere. E mi asciugo una lacrima. Però l'ha fatto, puoi dirci qualcosa di più? Posso dirvi che è un lupo mannaro. Che io lo sapevo. E che lo stavo proteggendo. Purtroppo da un po' di tempo a questa parte Joshua è scomparso. Ah, anche tu vendi lupi mannari come il mio padrone al ministero? No. Ministero. Ministero compra un sacco di lupi mannari. Cosa ne fa il vostro ministero di lupi mannari? Oh, Totti non lo sa. Richiamate quel gufo. Merda. Non si può richiamare un gufo. Non si può se richiamare un gufo. Fucile. Pull. E in quel momento, scusate, cioè cado tipo dalla sedia, cioè, come un padre che vede la propria moglie partorire, sto svenendo. Tolgo il distintivo e ci sputo sopra. Il ministero cosa? Il ministero compra i lupi mannari dal mio padrone, ne ha comprati tanti negli anni. Beh, in fin dei conti, se ci sono dei professori che insomma analizzano i vostri lupi mannari, perché non dovrebbe esserci anche il ministero? Anche quelli come Joshua? Tutti i lupi mannari. Ma sono corrotti? No, sono lupi mannari. Allora, domanda di lore. Per noi questa cosa è normale, perché io no. So che cioè i lupi che mannari si devono nascondere tecnicamente, cioè non sono ben visti. Ma a questo punto, cioè no. Tipo lager... No, che tu sappia, non lo sai. No, ma in generale sappia, no. Che cioè la prima volta che senti che il ministero compra o prende dei lupi mannari. Infatti a quel punto io guardo voi, scusate, ma voi siete... Cioè, di base tu sai che c'è... della legge. Tu sai che c'è una branca del ministero che caccia i lupi mannari. Ok, ma i lupi mannari anche quelli cattivi, cioè... Soprattutto quelli cattivi. Perché c'è il lupo mannaro e il lupo mannaro, ci sono anche dei lupi mannari che vogliono... I lupi mannari in questo periodo ancora si nascondono perché appunto non c'è una regolamentazione dei lupi mannari. Quindi se un lupo mannaro fa qualcosa di male, sei nella merda. Il ministero gli manda indietro gli Auror e se riescono lo catturano. Se non riescono a catturarlo, loro uccidono. E queste sono nozioni comuni. Però nel momento in cui sento che il ministero smercia lupi mannari, che il ministero compra lupi mannari, compra lupi mannari. Io guardo Robin e guardo Artemis. Ma di che cazzo sta parlando? Non credo sia una cosa normale. Bisogna capire chi è nel ministero che compra questi lupi. Robin abbassa lo sguardo e dice: io veramente non riesco a capire. L'unica cosa che mi viene in mente è che, magari, sapete, non si trovano lupi mannari e quindi per fare comunque bella figura come Auror li stanno comprando. Secondo me c'è qualche mago corrotto che sta comprando dei lupi nel ministero senza che il ministero lo sappia. Per fare esperimenti. Cosa te ne fai di un lupo mannaro vivo? A me non viene in mente niente, nel senso, cioè, posso fare una prova di intelligenza? Non è come D&D qua. Tutte le pozioni non usate delle robe alchemiche, magari c'è qualcosa con i lupi mannari che può essere utilizzato per fare delle pozioni. Stupido babbano, l'alchimia è una cosa, le pozioni sono un'altra. No. Stupido elfo. Non credo, Sì! Per cosa ti... Dovrebbero servire tanti e tanti lupi mannari acquistati e un grande ricambio di questi. Per fare esperimenti, lo abbiamo detto, ma che tipo di esperimenti? Che cosa vuoi trovare? Beh, se abbiamo trovato tante tracce fuori da Hogwarts. Forse stanno cercando di, non lo so, creare un tipo lupo mannaro più grosso degli altri per sconfiggerli tutti, non lo so. L'esercito di lupi mannari. L'unica cosa che mi viene in mente, visto che hanno usato Joshua contro la sua volontà per uccidere delle persone, forse vogliono utilizzarli come sicari. Ma non avranno mica ucciso degli altri lupi mannari. Chi? Di cosa stai parlando? Dico, magari anche le persone che sono scomparse erano dei lupi mannari e sono state ammazzate, da Joshua. Credo.
Il punto è che se... Uno, l'hai visto anche tu, era un ragazzo che frequenta Hogwarts. Ma se questo Menelkir è un mago così potente, come dice il professor Flamel, il signor Flamel, che se ne fa di lupi mannari per uccidere la gente? Potrebbe farlo lui stesso, no? Infatti. Beh, è sicuramente più sicuro farlo fare a qualcun altro. Ma no. Ti basta dire due paroline con un incantesimo e l'hai fatto fuori. Non lo so. Totti, perché il tuo padrone manda dei lupi mannari? Dove manda? A uccidere, a uccidere le persone. Oh, questo Totti non lo sa. Beh, però se volesse farlo potrebbe farlo, giusto? Hai detto che è un mago molto potente. Un mago più potente del mondo. Quindi ci metterebbe niente a uccidere chi vuole, quando vuole. Sì, certo. E perché si serve di un lupo mannaro? Non potrebbe farlo lui? Beh, sì. Ah, questo Totti non lo sa. Se li vende, evidentemente ha rapporti col ministero, però evidentemente c'è qualcuno di corrotto all'interno del ministero e adesso con il signor Ferguson. Il signor Ferguson viene sempre a comprare i lupi mannari dal mio padrone. Lui è del ministero. Noi lo conosciamo, il signor Ferguson? Sì, il signor Ferguson è il capo dell'ufficio del ministero della regolamentazione delle creature magiche. Oh, shit. Chi è il signor Ferguson? È colui che si occupa delle creature magiche, che sono tutte creature che dovrebbero essere sotto controllo. E in quel tempo erano ancora... Cioè, aspetta, sto pensando ad Animali Fantastici, no? In cui poi è arrivato coso con la valigetta, come si chiama? Scamander. Sì, e dopo hanno iniziato a regolamentare e a liberare gli animali fantastici. Cioè, nella tua ambientazione, come funziona con gli animali fantastici? Uguale. C'è una, c'è una cosa del ministero che si occupa degli animali fantastici. Ok, ma sono accettati oppure... Gli animali fantastici la maggior parte sono accettati. Cioè, ok. Ovviamente ci sono quelli più pericolosi, quelli meno pericolosi, però... Però in generale, cioè, sono in giro, tranquilli, forse, non dice niente. Forse dovremmo andare ad Hogwarts e parlare con... Sì, col professore. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché ora abbiamo mandato un gufo al ministero e se il ministero è corrotto potrebbe venire qua e sarebbe solo che rischioso. Sì, e ora il signor Ferguson sa anche che noi sappiamo che abbiamo scoperto qualcosa e potrebbe metterci poco a fare 2+2 a capire che sappiamo che ha degli intrallazzi segreti con Menelkir. Sì. Nel frattempo torna Flamel. Ma se c'ha una specie di valigia in mano, una valigia. La mette sul bancone e fa: ragazzo mio, vieni, ti fa avvicinare al bancone, vedi che apre e tira fuori dei vestiti che tu capisci essere effettivamente della tua taglia. Sono vestiti estremamente stravaganti, tipo quelli che porta loro. Vestiti da mago. Sono vestiti un po' più da mago. Da magus. Allora, se tu ti metti questi, caro mio, passerai sicuramente inosservato. Ecco, questo e quest'altro. E tieni, e ti dà una bacchetta. Questa è una mia vecchia bacchetta, ma ormai il... come si dice? Il nucleo è morto, quindi non dovrebbe... È inattiva. Però almeno, per sicurezza, sei più credibile. Sei molto elegante, ti dà in davvero... In caso guardo loro mentre afferro la bacchetta. Ti dona. Sì. Magari potremmo... Non ho mai pensato di dirlo, però sì. Carino. Potremmo insegnargli ad usarla? No. Si è dato praticamente un paio di pantaloni gessati, però viola. Quindi abbastanza brutti. Questa camicia con le maniche a svolazzo, blu. Un gilet tipo sempre dello stesso colore, cioè tipo completo della cosa, un cappello un po' a tesa larga, tipo quello classico da mago, però con la punta molla, e un mantello. È molto affascinante. Ma voi al ministero? Sì. Uno che si occupi di moda? No. Master, ti chiedo una cosa che volevo chiedere anche prima. Queste nuove vicende, insomma, che io sento, il nome di questo Ferguson e quant'altro, mi dice niente? Cioè, io penso che magari per le mie vecchie vicende possa essere stato implicato il ministero, possa centrarsi qualcosa a sta roba. Tu lo conosci solo di nome perché è il capo dell'ufficio delle creature magiche, quindi non ci hai mai avuto a che fare, anche perché di solito sono pochi gli Auror che collaborano con quell'ufficio lì. Cioè, quell'ufficio lì ha i suoi Auror predestinati che hanno studiato le creature magiche e si occupano delle creature magiche, quindi voi invece siete un po' più Auror d'azione, quindi venite mandati per risolvere problemi con i maghi oscuri e quelle cose lì. Ok. Quelli che si occupano di creature magiche, in realtà il ministero li piglia anche un po', tutto il ministero li piglia un po' per il culo. Cioè. Auror d'azione.
Cioè, quelli, diciamo che quelli presi un po' meno seriamente sono quelli che si occupano delle creature magiche e quelli che si occupano dei babbani. Noi invece. Quindi. Sì, ho visto. Sì. Ma secondo voi, uno come me, lavorare al ministero? No, però vieni con noi a Hogwarts, andiamo a interrogare il professore. Un babbano ad Hogwarts! Che ridere. Gli punto la bacchetta. E quindi? Non lo so. Ah, ecco. Ma questo è un coglione. Abracadabra. Cazzo ne so, io non so. L'elfo guarda Flamel e fa, ma questo è un coglione. Professore Flamel, possiamo lasciarle Totti sotto sorveglianza? Oh, ma non mi serve un elfo domestico? No. Ci serve a noi che non esca e che non torni dal suo padrone. Totti, non voglio rimanere con il vecchio. Vieni a trovare tuo cugino con noi? Oh, io non posso entrare a Hogwarts. Solo gli elfi di Hogwarts possono entrare a Hogwarts. Non ci si può materializzare dentro Hogwarts. Torneremo a trovarti e ti porteremo dell'acqua, tanta acqua. Tu nel frattempo stai buono qua. Ma devo tornare dal mio padrone. No, non devi tornare. Il mio padrone poi non mi picchia per più di giorni. Totti vuol dire che ha fatto qualcosa di sbagliato. Picchio io quando torno. Professore, torneremo a prenderlo più avanti. Adesso sarebbe il caso che non esca. Può farci questo favore? Oh sì, ragazzi, non è un problema, lo tengo qua con me. Professore, potrebbe obliviarlo per favore prima che noi ce ne andiamo? Oh no, gli elfi sono immuni alle magie di obliviazione. Magari. Anche una pozione? Volevi? Non c'è una pozione per fargli dimenticare? No, tipo gli elfi sono esseri super forti. Sono praticamente quasi soprannaturali gli elfi. Sono schiavizzati dai maghi, non si sa come. Però gli elfi sono estremamente potenti. Lo so. Cioè possono smaterializzare insieme con loro tipo 10 persone, ma sono appunto sottomessi dai maghi, perché quando i maghi hanno capito che loro erano così potenti, hanno detto, noi li schiavizziamo, perché altrimenti questi ci fanno il culo. Sì, sì, no, mi ricordavo che erano potenti, non che non li potessi neanche obbliviare. No, sono potentissimi. E niente, semidei. Allora, stai buono, poi ti portiamo l'acqua e ti picchiamo anche quando torniamo. Non mi sembra il caso, Artemis. Vuole essere picchiato? Ma non da voi stupidi maghi, dal mio padrone. Si farà picchiare del suo padrone quando sarà l'occasione, insomma. Oppure ne prenderemo le sembianze. Occhiolino, occhiolino. Bene, quindi andiamo. Questo Hogwarts. Tentativo di flirt con l'elfo. Con l'elfo. Io andrei ad Hogwarts. Andrei a scuola. Era voi, occhiolino. Vedi lui che fa così con l'unico capello che ha. E come disse mio cugino russo, io andrei. Infatti. Quindi volete andare a Hogwarts, ragazzi? Sì. Allora manderò un gufo al preside e al professor Torrens per annunciarvi. E lo vedete che tutto va via di nuovo. Ma questa volta torna si muove come il maggiordomo di Lara Croft. Sì, però senza vassoio. Questa volta torna presto, si vede che il gufo stava dietro l'angolo. Quindi lo prende, lo vedete che con la bacchetta muove una penna. Cioè tipo non è un autoscrivente, ma lui lo muove. Manda e vedete che il gufo per i cazzi suoi prende. Lui da lontano apre la porta e il gufo prende e vola via. Voi sapete che tempo, veramente 5 minuti arriva a Hogwarts. E poi il top sarebbe fare tipo il gufo qua, ti smaterializzi davanti ad Hogwarts, fai così e già là cioè fai se ci pensi effettivamente e mi è un po' maleducato, cioè hanno fatto meglio i babbani con le mail, credo che il gufo probabilmente muore se lo smaterializzi, gli viene un coccolone al gufo. Ma poi non si può ad Hogwarts. Ma no, stavo scherzando. Però al limite di Hogwarts. È un po' lunga, mandi il gufo, aspetti che torni. Il gufo è rapido, poi siamo a Hogsmeade, non è lontano. No. Un battito d'ali arriva. Esatto, è lì proprio. Cioè. Vabbè, aspettiamo quelle 2 o 3 ore. Ma che come aspettiamo? Ho detto che ci vogliono 5 minuti. È di fianco a Hogwarts. 5 minuti. Ma voi potete anche prendere come cominciano ad andare a Hogwarts. Andiamo. Cioè, lui sta solo avvisando che state arrivando, non è che ha chiesto il permesso di farmi. Cioè, Hogwarts di base è aperta, cioè chiunque del mondo magico può andare ad Hogwarts. Andiamo. Cioè, la gente non ci va perché sa che è una scuola e non gliene frega un cazzo a nessuno. Nel senso, cioè, poi figure dei genitori, una volta che mollano i figli ad Hogwarts, sono a posto per 9 mesi, non li vedono più, ne fanno altri di figli. Quindi, guarda i Weasley, ogni volta che mandavano uno a Hogwarts, ne spornavano un altro. Quindi, figurati. Magari. Vabbè, andate appunto, uscite dal negozio del professor Flamel e ormai è tranquillo lì, è tranquilla la piazza. Tranquilla la piazza, a parte 3-4 gatti che li vedete che confabulano, uno lì vicino, uno lo riconoscete. È Parabiago. È Parabiago che sta confabulando con gli altri gatti e veramente tempo è mezzogiorno ormai, alla fine, tra tutte le varie robe che avete fatto. Tempo veramente mezz'ora, siete sul ponte di Hogwarts che vi porta appunto al castello. Ok.
Mi raccomando, contegno. E infatti mi vedi. Non tentare di lanciare incantesimi. Ti prego. Potresti essere poco babbano oggi? Non tentare di agitare quella bacchetta. E non lanciare formule a caso, tipo abracadabra, dimenticati quella cosa. Abracazam. No. Dio. Io nel tragitto comunque... visto che cioè, non penso dovremmo ruolare tutto, mi ruolate ogni singolo passo, no, diventa un po' troppo, però e tiriamo un dado ogni singolo passo. No, voi camminate, però... andate verso l'ingresso, esatto, di Hogwarts. Diciamo che nel tragitto io a un certo punto mi accosto a Kenny in un momento in cui non sta cinciscando con la fidanzata. Dennis, esatto, ma perché non voglio disturbare, cioè sono carini effettivamente, non li voglio, non so di cosa tu stai parlando, però mi avvicino a un certo punto, nel momento in cui lei è distratta, e dico a Kenny, gli allungo una cosa nella tasca e gli dico: se mai ricapitasse un problema come quello di stamattina, tu bevi questa. E ti passa una boccetta. Allora, tu hai la boccetta, quella che hai tu verde, è tipo, sai, quelle le provette, ok? No, la boccetta è proprio classico, collo sottile e culo, e culotta, culotta. E dentro c'è un liquido arancione, è quella lì, no? Sì. Ok, e ti passa questa boccetta con dentro questo liquido arancione quasi fluo. Dammi, me la segno. Che è? Ti fa sputare fuoco. I maghi non se l'aspettano. Se pensano che sei un babbano. Ah, un liquore. Grazie. Liquore. Credo che poi dovrai rinunciare alla tua barba, però. No, tu non. Dai, baffi. Tu non sei lì vicino. Tu non... No, io ho specificato che questa conversazione avviene proprio quando tu sei distratta. Allora, camminate verso Hogwarts e vabbè, voi vedete le classiche cose che ci sono a Hogwarts. Vedete in lontananza il campo da Quidditch. Mentre vi avvicinate, sulla destra vedete il campo da Quidditch. Tu vedi queste strane torri colorate con della gente che è a cavallo di scope. Sì, ma io sono tipo... Scope, stanno volando. Un bambino di 6 anni a Disney. Stanno volando su delle scope. Mentre ti avvicini al portone d'ingresso, finite questo ponte e alla fine del ponte c'è un cancello, e questo cancello è sormontato da due statue a forma di cinghiale con le ali che quando passate vi salutano con la testa. Senti ni 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 ni. Perché la musica di Mammo perso l'aereo? Non importa. No, Sara, era Mammo perso l'aereo. Era Mammo perso l'aereo. C'è un altro franchise. Sì, era Mammo perso l'aereo quella lì. No. E quindi vedi anche il 2. E quindi vedi un bambino biondo che arriva, si schiaffeggia fortissimo in faccia e scappa. Quella tipo di Natale. Sì, ma gli è venuta come Mammo perso l'aereo. È simile. Due poi. No, io dopo ci riguardiamo il VOD e ti faccio sentire la soundtrack ufficiale su YouTube. Sì. Io mi ascolto quelle soundtrack quasi ogni giorno. E non giudicatemi. Anche la chat. E mamma ha perso l'aereo. Sì, ma mamma ha perso l'aereo. Adesso stai facendo un mashup. Sì, e mamma ha perso l'aereo. Poi fate chiudere la sessione. Iscrivetevi da questo canale, per Dio. No, non fatelo. Mi fate chiudere la sessione? Okay. Perché vedi che lei l'ha capita qual era? Allora, arrivate davanti al portone di Hogwarts. Tu effettivamente un portone così grosso l'hai visto poche volte. Sì. Il portone, senza che voi facciate niente, si apre. Vacca boia. Sì, ma incredibile. E vi trovate davanti a questa enorme scalinata. Boia vacca. E tiro fuori un telecomando. E all'interno vedi dei ragazzini che vanno dagli 11 anni ai 17, 18 anni con delle uniformi. Vedi che molti hanno lo stesso colore, c'è chi ce l'ha con dei risvolti blu, chi oro, chi rosso, chi forza tasso rosso, dai! Cioè, capito? Uno che passa così. E, sì, sì, c'è uno proprio che passa di lì. E vi viene incontro un signore sulla settantina, ottantina, che tu riconosci essere il custode del castello. Che si chiama? Custode. Custod. Bertold. Frinkle. Ok. Custode Frinkle. Con la K? Sì. Frinkle. Sì, proprio l'avevo già deciso, già... Infatti si vede che... Già. Signor Frinkle!
Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. A cosa dobbiamo la vostra visita? Ah, 2 euro del ministero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vorremmo parlare col professor Torrens. Il professor Torrens, lo vedete che tira fuori un orologio, che abbiamo scoperto che i maghi hanno. Ha lezione ancora per una mezz'oretta, se volete aspettarlo in sala grande. Intanto, appena si libera, vi faccio chiamare e vi faccio andare nel suo ufficio. Sì, sì, sala grande, direi. È stato già avvisato, no? Se non mi sbaglio, forse mi hanno detto che è già arrivato un gufo, quindi sì, ci dovrebbero essere problemi. Credo che con lui ci sarà anche il preside. Avete chiesto anche di parlare col preside, a quanto pare? Sì, abbiamo chiesto anche di parlare col preside. Sì, lo abbiamo fatto. Bene, allora se volete seguirmi e vi accompagno in sala grande. Per voi non è niente di esatto, strano. Io tipo, gli faccio così sotto la mascella. Perché tu vedi, sì. Entri, vedi queste 4 tavolate enormi, vuote al momento, perché... capite che essendo mezzogiorno il pranzo sarà servito a breve e vabbè, a parte che il soffitto riflette esattamente il cielo che c'è fuori, ci sono delle candele sospese in aria, è tutto a posto, ecco, questi camini dove praticamente ci starebbe dentro una 500, tu non sai cos'è una 500, è una roba dei maghi. Non credo, ma... C'è Robin che è totalmente rigida e cupa e triste, voi non capite perché, però... è tipo scomparsa dai vostri radar, cioè non è Robin che conoscete. Ok, io metto una manina sotto il mento. Poi vi sedete lì a... Mi chiudo la bocca. Al tavolo di una delle 4 case, e intanto vedete che appunto nel momento che vi sedete vi appaiono dei 4 piatti con un po' di roba da mangiare e dei bicchieri vuoti con una caraffa di succo di zucca. Il succo di zucca! E comincio a berlo, era da un po' di tempo che non lo bevevo. Sono contento. Probabilmente vi hanno mandato qualcosa su dalle cucine. Io non ho molta fame, ma spizzico. Però noto che Robin è un po' cupa. Quindi mi giro e tipo mentre spizzico qualcosina un po' schizzinoso, tipo... Robin, è tutto ok? Lo so, sono successe molte cose. Sì, sono d'accordo che si poteva gestire molto meglio tutta la situazione, ma su con la vita... No, non è per il ministero, è che questo posto non mi mette allegria, ecco. Non ti piace Hogwarts? Mi piaceva un tempo, è legata a tanti ricordi. Ti bullizzavano? Ah, quello era il minimo. Mentre sorseggio il succo di zucca dico, sicuramente è un posto migliore rispetto al ministero. Beh. Tanto da fuori, dai, è d'asso rosso. Quest'anno lo vinciamo l'over 15, Grifondoro merda. Così. C'è della goliardia. Non so più che cosa pensare, onestamente. Il ministero era tutto ciò che mi rimaneva. A quanto pare non è più sporco o pulito di altri posti. Beh. È rotto anche il ministero. Sì, infatti. E poi siamo entrati nel ministero per cercare di portare giustizia, appunto, a questo mondo. Non abbiamo bisogno necessariamente del ministero per farlo. E poi comunque, insomma, anche noi babbani abbiamo avuto dei momenti in cui non ci siamo fidati delle istituzioni. Proprio qua vicino, non so se sei di origini francese tu, Robin, giusto? Sì. Saprai bene cosa è successo una decina d'anni fa in Francia. Sì, l'ho letto. Ecco, appunto, quindi nel caso vogliate fare una rivoluzione, insomma, potete farla, no? Libertà, egalità. Fraternità. E questo è il tè. Ah. Così, nel tè. Totti, no, è un altro il futuro mestre. Questo è Protti, un altro, Protti. Protti? Protti. Prodi. Mentre mangiucchiate qualcosa e chiacchierate, sì. Passa una mezz'oretta e dopo una mezz'ora si spalancano le porte della sala grande e cominciate a vedere gli studenti che cominciano a entrare per mangiare e quindi vi raggiunge di nuovo il custode e vi dice il professore non può ancora ricevervi, però e vedete che lì di fianco c'è un vicino all'ingresso c'è una panca e dice se volete aspettarlo qui intanto senti Frinkle, scusami, ce l'hai qualcosa di forte? Oh mio Dio, siamo in una scuola. Sì, ma noi siamo adulti, siamo Auror. Siamo in una scuola, non si beve davanti ai ragazzi. Se avete problemi di alcolismo al ministero, questo è un problema vostro. In questa scuola non gira alcol. Robin, se vuoi una boccetta di liquore rosso. No, non adesso. Non ho pensato. E io non lo so, lui non me l'ha detto. Oddio, ma è venuto.
tamburine. No, non mi sembra il caso. Allora, Kenny, alla grande ad Hogwarts. Mentre dici questo, dalle pareti della sala grande cominciano a entrare dei fantasmi. Svengo. Esatto, te blocco lì, inculati, no. Svenuto gli tolgo la boccetta perché non è stata una buona idea. Prendo un piatto vuoto e sventolo. Allora, tu il preside te lo ricordi? Horace me lo ricordo. No, il preside. Ah, il preside. Horace anche, ma pure il preside. Capito, Mentre Kenny c'ha un attimo di mancamento, voi vedete la porta in fondo alla sala grande che dà dove ci sono i tavoli, il tavolo dei professori, il tavolo a ferro di cavallo, vedete alcuni professori che stanno entrando a mangiare e vedete il preside accompagnato da un figuro vestito di viola con la faccia da stalletucci arrabbiato che sta chiacchierando con lui. E noi ci vediamo settimana prossima. Non vorrei dire l'avevo detto, ma l'avevo detto. Ma è lui o non è lui? Certo che è lui! Ma sarà, abbiamo fatto una cappellata? Il serpente verde? Splash! Ma no, non abbiamo fatto una cappellata. A me tutti gli indizi mi portavano ad Hogwarts. Sì, ma abbiamo indagato. No, allora, tu hai fatto una cappellata. Ho fatto una cappellata. Enorme! Giga enorme proprio, ma grossa. Va bene, mi sono presa la responsabilità. È un professore di ho interrogato non molto è possibile bene che sia merda. Un mago oscuro. Non è possibile che sia corrotto. È un professore di Hogwarts. Però siamo arrivati qui con la logica e mettendo i tasselli uno davanti all'altro. Come cazzo è possibile che il preside è corrotto con Melchiorre che è corrotto, il ministero che è corrotto? Ma cosa ne sai ancora? Ma vediamo settimana e prossima. Sì, gli indizi portavano ad Hogwarts. Ma ci ha attaccato con due tizi e un erbo. L'avete attaccato voi? No. 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 No e no. No. Non ha attaccato. Il nostro attacco qual è stato? Mandargli un cane a fargli le feste? No, io gli ho tirato Expelliarmus, che però era esatto. Expelliarmus, però tecnicamente mi sono lanciata la bacchetta indietro. Vabbè, è scivolata su una bacchetta, mica l'ha fatta apposta, Expelliarmus. Lui si è sempre difeso, voi avete continuato ad attaccarlo. Vero. Senza motivo. Non l'avete neanche detto, non gli avete neanche Vabbè. Detto, buongiorno, se così sì, è. Ci hai sgamato, volevamo vedere se ci potevamo fidare di te. Vabbè, e invece certo voi subito... Scusi, è un qui pro quo, ma dai. Cioè, lui, voi subito Vabbè, gli avete detto... Sì, questo tizio fa gli esperimenti con i lupi mannari che gli fa uccidere gli studenti. Ma non solo gli studenti. Cioè, ok che l'abbiamo scoperto dopo che l'abbiamo anche attaccato. Perché lui è convinto che Colin è uno studente. Io ho già spiegato che c'ha 20 anni che è uscito sì, da Hogwarts. Beh, per me è un ragazzino, io sono vecchio, ma che me frega. Però è vero, hai detto la verità. Puzza ancora del latte per me quello. Sì, però anche lì, voi siete partiti con... Ah, ci hai sgamato? Con fringo di findo avada che vaia, cioè è vero. Potevate anche dire sì, oh, sì, ma non mi interessa che stavamo provando per vedere se eri chi dicevi di essere, se sei del ministero, bravo che ci hai sgamato, aspetta perché era un cane, è successo tutto così in fretta che quindi c'è, cioè, scusami, io ho visto la mia mento reagitata, sono partita in difesa, quindi la prima persona ad attaccare è stata Sara. Sì. Quindi cioè, Sara ha fatto due cazzate enormi. Timo, hai fatto mille cazzate, sta zitto, va là, dai. Cioè, io ho visto... Sì, non in questa campagna. Sì, no, in questa campagna. Io ho visto la mia mente... Campagna per ora. Io ho visto la mia mentore agitata e ho agito di conseguenza. Sono una novizia. È nel suo ruolo fare errori. Se fosse stato per voi, quell'elfo non avrebbe spiccicato parola. Ok, avreste interrogato l'altro tipo, però l'elfo non avrebbe spiccicato parola. Possiamo dire che ha dato uno scossone bello potente al. Diciamo che l'altro tipo aveva tutte le informazioni che vi servivano e Totti ne ha tipo un decimo. E però qualcosa quindi... ce l'ha detto in cambio di acqua. Grande Totti. E adesso è anche molto piccolo il tizio. Caso. Però si è comunque materializzato. Senza la bacchetta con un osso rotto. E tipo, ed è arrivato un metro. E anche un terzo senza braccia. Non so se ti sento. Diminuendo. Beh, dipende dalla potenza del mago che lancia l'incantesimo. Può durare un quarto d'ora come può durare 2 ore. Io però mi immagino questo qua per 2 ore si è fatto una vita. Cioè, una figura alla tesoro mi sono visti ragazzi. No, in realtà no, è tornato dai suoi compari e si è fatto però sistemare. Però sarebbe stato molto bello. E io in
in realtà lo volevo far diventare piccolo così, capito? Tipo prenderlo per i piedi, metterlo a testa in giù. Sì, ma anche se diventava piccolo. Ma anche se diventava piccolo così, lui si smaterializzava comunque, perché l'avete liberato. Hai ragione, non ci ho pensato. Perché, però loro volevano fargli del male, io non volevo che gli facessero del male. Vabbè, ma ci sta. Del male, no, in realtà, quindi bene. In realtà ci sta. Loro gli avrebbero fatto malissimo. Oh, alla fine, sempre Harry Potter, poi a Warner Bros. Ci viene lì, ci bussa la porta, ci dicevo che cazzo sta da fare. Ma in realtà, vedi troppa violenza. Già ogni tanto spariamo qualche parola, cioè troppo. Ma vedi che in realtà i libri sono piuttosto truci in alcuni punti. Guarda che io nelle mie altre campagne uno l'ho fatto esplodere con una bacchetta in un collo, cioè uno ha spezzato una bacchetta e gli ha messo mezza bacchetta. Oh. Claude ha sconfitto il nemico della campagna infilando mezza bacchetta di sambuco nel collo del tizio e il tizio è esploso. Minchia. Quindi. Ok, va bene, ci possiamo andare giù pesante. Cioè, invece la sessione dopo sono partiti anche un paio di Avada Kedavra da parte dei giocatori, quindi da parte di un Auror, tra l'altro. Vabbè, comunque devo dire delirante molto, però ci voleva, avevo bisogno di una campagna così caotica come questa qua. Certo. E allora pure io Ho ancora giocato Navigavia, quindi scusami, ma ne avevo bisogno. Allora amici, voi che ci avete seguito fino a questo Atauda, io vi voglio ringraziare, volevo fare dei ringraziamenti. Sono le, guarda, fra un minuto sarà mezzanotte. Guarda, io faccio gli 00. Allora, io volevo ringraziare innanzitutto Gianandrea in regia, che ci ha fatto la regia. Voglio ringraziare voi che siete stati live, voi che avete fatto le live, avete fatto le donazioni, le sub, i follow. Poi voglio ringraziare i nostri artisti che hanno fatto le out. Voglio ringraziare me stesso per la campagna, perché è bellissima. Voglio ringraziare me stesso per le grafiche, perché sono bellissime. Poi voglio ringraziare Simone qui al tavolo. Voglio ringraziare Lucone, Saro e Lulone, i nostri giocatori, che ci vedremo settimana prossima sempre qui, amici. Cioè, però, visto che oggi, alle 21. Oggi c'era la campagna, non potevamo rispondere alle domande, ai commenti che sono arrivati, sicuramente erano tantissimi, ma domani alle 15 noi facciamo una live di chiacchiere proprio sulla ambientazione, sulla campagna. Anch'io? No, sei il conduttore. Ah, ok, non lo sapevo. Vengo anch'io, allora. Quindi l'appuntamento è rinnovato con la nostra campagna settimana prossima, con l'ultima sessione settimana prossima alle 21, sempre qui sul canale di Intel. Mentre amici, domani alle 15, come settimana scorsa facciamo, alle 15. Ho appena detto. Ho detto adesso. Infatti stavo richiedendo conferma. Cioè, e poi il pubblico. Non avessi ascoltato, Carlo. Ovviamente che non ho ascoltato. Alle 15 domani trovate me, Luli, Simo, Luca e qualcuno. Sara no, perché non le piace, è diversa, chiacchiere con me, è diversa. Harry Potter domani. E, ci trovate appunto in live per parlare della campagna. Quindi, se volete fare domande sulla campagna, domande sulla lore, domande sulla collezione di costumi che sta disegnando Luli, potete farlo assolutamente. Non ero fa parte del background. Fa parte del background che prima o poi ci racconterà. No, comunque ragazzi, ci vediamo appunto domani. E poi vabbè, le solite live della settimana. Giovedì episodio 13 di Luxastra, che attenzione, l'episodio 13 sarà l'ultimo episodio per ora, perché faremo una pausa dalla programmazione di Luxastra di fino al 9 marzo. No, amici, marzo 2023. È una puntata quindi, nulla, è una puntata interesting. Bella lunga. Interesting, quindi poi noi ci prendiamo una piccola pausa fino al 9 marzo, ma noi continueremo con fino al 9 marzo. Cioè, ancora Harry Potter, poi arriva Armor e Sole, arriva un botto di roba. Navigabrio, cos'altro c'è? Navigabrio c'è, sì. Poi c'è Navi Simone, che invece è un'altra. Poi ci sarà, ovviamente, la campagna del signore e la signora Hawkins lì a Arkness. Sì, beh, la 10. E ovviamente il DLC, quello del gatto parabiago, che detto questo, io ragazzi vi auguro buonanotte, noi ci rivediamo domani sempre qui su Intel alle ore 15 e come sempre seguiteci su tutti i social per rimanere aggiornati. Vero. Grazie. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte, iscrivetevi dal canale di Luca. Per seguire altri video. Ma non ci sono qua le campanelle. Ma lui è detto. Così se merco. Io penso.